Buon pomeriggio, ben ritrovati Club Napoli All News, puntata del martedì. Sono con due graditi ospiti, due amici che adesso vi vado a presentare, ma prima, come avevamo promesso, faremo tre giornate di puntate tematiche, anche perché lo sapevo, ma non ne avevamo dubbi, l'avevamo già detto ieri, si parla solo di calciomercato. Stamattina Osimhen è andato già a 8 squadre diverse. Tre in Premier League, United, City e qualcun'altra, due volte in Spagna tra Real Madrid e Barcellona, lo vuole il PSG, lo vogliono insomma un po' tutti, quindi diciamo che Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, stamattina ho scoperto che ci sarebbe la fila pronta per andare a bussare alle porte di Laurentiis anche per Kvara. Insomma, lo sapevo che si parlava di calciomercato. Allora, che cosa abbiamo pensato? Faremo tre puntate tematiche. È chiaro che saremo sull'attualità, parleremo di quello che sta succedendo, di tutte le altre vicende e via dicendo, però ci saranno tre puntate sui tre ruoli della nostra squadra. Quindi, cosa vi ha impressionato della difesa del Napoli? Lo facciamo oggi. Domani sarà il centrocampo, giovedì invece sarà l'attacco. Vi ricordo anche che non ci sarà la serale questo mercoledì, ritorniamo nel pre-Milan, quindi la settimana prossima dal ristorante al 22, mentre venerdì stiamo provando a farvi la sorpresa, insomma di farvi vedere quello che sarà il premio Bearzot che ci sarà la mattina al Maschio Angioino a Luciano Spalletti, e spero di darvelo in onda venerdì nel pomeriggio. Però vi informeremo su tutto quello che succederà nei prossimi giorni. Napoli si sta imbandierando in una maniera spettacolare, fra poco con l'aiuto di Davide in regia, che intanto saluto e ringrazio. Vi faccio vedere questa foto bellissima. Oggi sono passato per via Carbonara, dove c'è la grandissima e bellissima chiesa di San Giovanni a Carbonara, ma anche il famoso Hotel Caracciolo. Ecco qua, ragazzi, finalmente ho avuto i brividi, le emozioni di rivedere quello che fu il 1986-87, con tanti striscioni, con tante bandiere. Questa è solo una parte, attenzione, che abbiamo fatto questa mattina questa foto. Ringrazio l'amico Giovanni De Cecca che ha scattato questa bellissima foto con un bel ricomincio da tre, che insomma forse sarà il titolo di questo campionato, ma poi tante altre cose belle che ci sono nei vari striscioni, un po' come fu nel 1987 quando il Napoli vinse nel primo scudetto, ma anche poi nel 90 quando vinse il secondo. Una città che si sta colorando di azzurro, come avevamo chiesto da Club Napoli, e continuiamo a dirlo: fate anche una piccola colletta, provate a comprare un po' di stoffa, qualche festone, e imbandierate tutto quello che c'è da fare. Però, come ho già detto ieri e lo ridirò anche nei prossimi giorni, vi prego, non deturpate i monumenti. Facciamolo veramente con grande attenzione, divertiamoci, facciamo sia che sia una festa bellissima, ma non deturpiamo i monumenti, le chiese, le statue. Posso anche capire di colorare qualche muro vecchio, no? Così facciamo una tinteggiata, però evitiamo di deturpare i monumenti. Allora, presento prima l'ospite che ci è venuto a trovare per dovere di grande ospitalità, amico di Club Napoli, amico del sottoscritto, Antonello Giannetti, Info Napoli 24. Ciao Antonello, buonasera a te. Ne abbiamo fatte di puntate, eravamo dall'altro lato. Finalmente sei tornato. Finalmente sono tornato. In grande forma, lo ringrazio, lo saluto. Al martedì, lo sapete, lui è il padrone di casa insieme a me, Gregorio Morrone. Ciao Gregorio. Buonasera amici, buonasera a tutti. E allora, io lascerei un cappello ad Antonello Giannetti su quello che stiamo vivendo, perché tu sei uno che poi li ha vissuti gli scudetti, ha vissuto i momenti belli, ma anche i momenti brutti. Fortunatamente li ho vissuti, sfortunatamente pure, perché vuol dire che l'età avanza, è quella che è, e quindi sì, io ho apprezzato molto quel tuo cappello sul discorso dei festeggiamenti. Facciamo in modo che nessuno abbia nulla da ridire. Ah, bravissimo! In modo che nessuno abbia nulla da ridire sui nostri
Io non voglio neanche mettere eventuali festeggiamenti sui nostri festeggiamenti, perché certo. Io non sono scaramantico e al netto di tutte quelle che possono essere le varie considerazioni, ritengo che insomma solamente un evento irrealizzabile possa sottrarre questo scudetto a Napoli. Detto questo, mi sembra che questa sia una stagione che verrà ricordata in maniera indelebile, perché, diciamo la verità, Francesco, nessuno di noi si poteva aspettare un Napoli di tale portata. Io, sinceramente, nel vedere questa squadra, nello scrivere, nel fare domande, insomma, credo di aver utilizzato un po' tutti gli aggettivi possibili. Ogni volta ne cerco di trovarne uno nuovo, ma faccio fatica per definire questa squadra. Ultimamente ho detto impressionante, devastante, non lo so, non so che termini poterla definire. Certo è un inno allo sport, è un inno al calcio, è un inno allo spettacolo. Bravissimo. È una squadra che credo che anche chi non tifa il Napoli, ma chi è un amante di questo sport, del calcio. Non possa che condividere un giudizio di assoluta bellezza, di assoluta grandiosità, perché vedere giocare questi ragazzi, e attenzione, quando io parlo di grandiosità, non parlo solo dei gesti tecnici, quelli che poi producono le reti, ma io parlo anche dei gesti che salvano le reti, di una grande marcatura, di un grande pressing a centrocampo, di un voler per forza attaccare sempre la difesa avversaria e andare a prendere i giocatori molto alti. Cioè, io credo che questa squadra sia un'orchestra, veramente un'orchestra, che produce calcio e spettacolo. Sono d'accordo con te. Allora, Gregorio, Napoli che asfalta il Torino, ormai già è passato. Adesso io ho detto, lo dicevo anche ieri, dobbiamo aspettare 15 giorni. A me quasi mi viene l'ansia nel non dover vedere il Napoli. Voglio rivedere il Napoli, poi ci sarà una grande sfida, poi c'è il Milan, parleremo anche della Champions, perché insomma... Faccio solo una battuta. Vabbè, dopo la sosta si aprirà un altro campionato. Certo, si apre il solito, sarà aprile, dopo marzo ci sarà aprile. Si aprirà un altro campionato. Assolutamente sì. Lo vogliamo dire questo? No, come? Possiamo dirlo. Allora, Gregorio, è chiaro che adesso c'è la sosta della nazionale, si parla di calciomercato e quant'altro. Dammi un giudizio veloce, poi lo facciamo fare anche a Antonello, sulla gara con il Torino. Ieri prima mi dicevi, ti guardavo e mi venivano ieri delle domande da fare o comunque da intervenire. E poi una battuta sulla Champions, anche se ci vorrà ancora un po' di tempo per giocare quella sfida, c'è la partita col Milan prima in campionato. Ecco, c'è questi 15 giorni che non passeranno mai, io lo sono convinto. Poi anche Antonello voglio sentire sulla questione della Champions e poi entriamo in quello che è il tema del giorno. Dai, allora, Torino e Champions. Ci siamo lasciati lunedì scorso che tu mi chiedesti le probabilità di passaggio, io ti dissi 80-20 con l'Eintracht, tu dicesti addirittura. Sì. E come vedi mi sono mantenuto anche largo per l'Eintracht, quindi certo. Questo è un Napoli che in questa settimana ha già compiuto due passi fondamentali, uno in Champions e uno in campionato. Ma sembra che già tutto sia passato sotto il ponte, che sia passato un'eternità. Dal sorteggio in poi si è cancellata anche la bella impresa con l'Eintracht, due gare senza prendere gol, soprattutto, questo è fondamentale. È vero, bravo. Bisogna dirlo, perché visto che oggi si parla di difesa, partiamo da qua, no? Che il punto forte di questo Napoli, dove tutti osannano, e giustamente tutti osanniamo, Osimhen, Kvara e gli altri, ma in realtà la difesa di questo Napoli è tra le prime al mondo in assoluto, ma lo dicono i numeri e lo dicono le prestazioni. Quindi dopo l'Eintracht, dopo il sorteggio a mio avviso molto favorevole che avevo, tu sai, avevo anche pronosticato, sì, mi hai mandato un ordine ben preciso e là è tutta fortuna, perché azzeccare un sorteggio è solo fortuna. Ma l'ho ipotizzato per un semplice motivo, ho detto se questo deve essere un anno straordinario come ha detto Antonello, e lo è sicuramente, si stanno concatenando una serie di cose, di coincidenze, no? Ne abbiamo già parlato, dal Boca all'Argentina, alla Cremonese in semifinale di, come nell'87 di Coppa Italia. Ne aggiungo un'altra, il Napoli dell'87 perse solo tre gare ed erano Inter, Lazio e Verona. Ne abbiamo perse due, sono Inter e Lazio. Quindi se dovesse accadere in simbiosi pure questo, temo la gara col Verona, ma voglio dire, temo per modo di dire. Quindi voglio dire, questo è un Napoli che ci ha abituato talmente bene, Francesco. Bravo, io per esempio giovedì non dico mi scoccio di vedere la nazionale o le nazionali, ma è un altro calcio.
c'è il calcio che gioca il Napoli, questo è quello che bisogna sempre dire e sottolineare, che non è un calcio che il Napoli ha inventato quest'anno, Antonello, no, perché lo sta giocando già dall'epoca di Sarri, sono 5 anni, un progetto tecnico che sta arrivando a compimento con Spalletti, ma questa è una squadra che ci ha abituato a queste prestazioni. Ora, rispetto al passato, ha 2-3 elementi di assoluto valore, impronosticabili all'inizio, perché andavano a sostituire dei pezzi non da 90, da 180, come Insigne, Mertens, Koulibaly, ma anche Fabian nessuno lo ricorda più. No, infatti. Ma con questo, qua c'era Fabian, gioca con il PSG con questo Lobot. Che vuoi pensare a giocare? Ma anche con tutto il rispetto per chi, i giocatori che tu hai citato, che sicuramente sono un pezzo della storia importante di questo Napoli. Però io sinceramente faccio fatica a ricordarli, perché poi tu inevitabilmente lo ricordi, però dici aspetta, però adesso non so, c'è Kvara, adesso c'è Kim, proprio per parlare di difesa, adesso c'è Lobo. E insomma, io dico che questi qua sono più forti. Sono più forti perché stanno vivendo anche una stagione straordinaria. Sì, io adesso chiudo l'intervento sulla difesa, perché così secondo me il senso. Vai. Cosa mi ha impressionato della difesa del Napoli? Primo punto, abbiamo coperto la fascia sinistra. Questo è importante dirlo, perché adesso il Napoli non ha solo Mario Rui che deve tirare la corda per 50 partite, ma c'è un altro calciatore che sta crescendo, non è ancora a livello di Mario Rui, ma sta crescendo. C'ha calciatori al terzo o quarto anno, come Rachmani, che nessuno cita perché Kim ti ruba l'occhio, ti ruba la scena, ruba la critica, ruba tutto. Ma Rachmani, al suo terzo anno di Napoli, di cui si deve parlare anche di rinnovo, in questo momento è uno dei centrali più affidabili in assoluto. Ci ho d'accordo. E finisco con la crescita esponenziale, sovraumana, di Giovanni Di Lorenzo, che da quando è diventato capitano, anche lui non è più un pezzo da 90, ma da 180. Perché in quel ruolo, soprattutto, mi dispiace per chi c'è dietro, sarà difficile trovare un po' di spazio. E l'avete visto con Zanoli, che a Genova sta facendo un bel campionato, nonostante la squadra, è anche andato in rete, ma se fosse rimasto a Napoli, il campo non l'avrebbe visto. Questa è la difesa del Napoli. Si è rinforzato culatamente, soprattutto con due elementi. Kim, al posto di Koulibaly, certo. Crescita di Rachmani, Mario Rui, Di Lorenzo e Olivera, che ha completato tutto. E non ultimo, meno importante, ma non ultimo, il caro Meret. Meret, che ad agosto era quasi alla Spezia. Bravissimo. Allora, ti faccio intervenire, Antonello, anche sul sorteggio Champions. Sì. Intanto ci saluta il nostro amico comune Cesare Rosso, che ti fa Cesare. I complimenti, e ci saluta anche a Gregorio. Grande la fascia Cesare. Sinistra è più forte perché c'è Kim, è un mostro e che copre pure Mario Rui e Olivera quando vanno. Kim è un vero e proprio fuoriclasse. Allora, la Champions. Parliamo un attimo della Champions, sì. Poi vi voglio fare una domanda sulla difesa, perché sì. Tu hai snocciolato tutto, poi dopo lo chiediamo anche Antonello, però vi voglio fare una domanda poi precisa. Allora Champions, dai, Champions. Un attimo la Champions. Anche la Champions, no, quest'anno, quando all'inizio sono usciti i sorteggi dei gironi, tutti qua, accidenti, Liverpool, l'Ajax, i Rangers erano in finale, e abbiamo visto, no, 6 gol, 5 gol, 4 gol. Poi l'Eintracht ha vinto la Coppa, insomma, il Napoli, come ha detto giustamente Gerardo... Gregorio, chiedo scusa, li ha stracciati con cinque, ma potevano essere molte di più. Molte di più. E nessuno avrebbe potuto, come dire, sollevare obiezioni. Eintracht, campione di Europa League, non campione una squadra di Europa qualsiasi. League, non una squadra qualsiasi, bravo, giustamente. Ora, il sorteggio è un sorteggio oggettivamente... Diciamo, fermo restando che siamo in Champions delle 8 squadre più forti d'Europa, quindi fatta questa debita premessa, il sorteggio è oggettivamente alla portata del Napoli. Poi qualcuno dice vabbè, ma la Champions però è uno sfizio. No, per me la Champions non è uno sfizio. Per me la Champions il Napoli se la può giocare fino in fondo, vedete cosa vi sto dicendo oggi. Poi Francesco, le partite di calcio possono essere decise da un'espulsione, da un rigore, da una deviazione, però questa squadra è talmente solida, è talmente forte, che secondo me anche in Champions se la giocherà fino alla fine. E io non escludo che anche lì potremo, come dire, godere di un Napoli meraviglioso, anche in queste partite. Dopodiché poi è chiaro che dall'altra parte della barricata
insomma, è andata. C'è una signora squadra che va rispettata. C'è il Real, c'è il Manchester. Poi il Milan è chiaro che. Ma non io penso che dobbiamo pensare step by step. Poi dopo se ne va. Tu mi hai detto in generale. Poi è chiaro che il Milan è una squadra, soprattutto per come stanno andando in campionato. È chiaro che la Champions per il Milan, ma anche per l'Inter col Benfica, rappresenta un paracadute importantissimo. Quindi loro lì ci metteranno veramente il 150%. E il Napoli dovrà essere, anche da questo punto di vista, forte mentalmente, oltre che naturalmente, come abbiamo già visto, tatticamente e tecnicamente. Non lo ripetiamo perché lo abbiamo già detto. Quelle coincidenze di cui parlavo, per me spinte da Maradona del cielo, te lo dico, l'ho sempre detto, è Dios che ci ha messo, è la mano di Dios. È la mano di Dios, bravo. Le coincidenze erano proprio quelle di capitare in quella parte del tabellone dove tu andavi ad evitare. Sicuramente puoi andare a evitare. Io ti dico la mia, io personalmente, questa è una mia opinione, io preferisco sempre giocare con le grandi, perché innanzitutto è uno spettacolo immenso ed anche qualcosa che ti resta nella storia, come le sfide con Madrid, Barcellona, City. Io non ricordo quello con la Stella Rossa, dove ci fu un gol che ci fece fuori dal girone, ma ricordo quelle con Borussia Dortmund, quelle con le grandi squadre, anche perché se dovessi cadere con queste ci sta. Le ho anche, seguite al seguito del Napoli queste grandi partite. Allora se ti ricorderai invece quindi, il Dnipro, che nessuno considerava, ed è una ferita aperta. Vabbè, lì che però, non chiuderai mai più lì, però quella partita il Napoli subì un gol c'era un fuorigioco e non segnammo che ci diedero dei fuorigiochi. Ma secondo me la crescita ha fatto fare anche Spalletti alla squadra. Spalletti ha grandi meriti. No, ti spiego perché. Perché tu hai detto una cosa giusta, queste sono partite. No, hai detto tante cose giuste, ne voglio sottolineare una in particolare. Hai detto gli episodi. Sì. Io ho la sensazione che da quest'anno Spalletti cerchi proprio di evitare gli episodi, cioè di presentare una squadra che vada oltre l'episodio, che non rischi per un episodio di veder scombinato tutto, quindi la prende alla larga, cioè cerca di massacrare l'avversario facendo quanto più gol possibile, per non capitare con l'episodio. L'episodio che cercherà il Milan, perché il Milan, secondo te, che partita farà? Ma il Milan farà una partita dura, agonisticamente. Come l'ha fatto la Lazio di Sarri, sei d'accordo? Ma sicuramente. Anche come l'Inter dopo la sosta, anche se quello era un Napoli diverso. Però guardate che il Napoli, io. Ma no, l'Inter doveva vincere, guardate era l'obbligo di vincere, mise tutto per vincere. Guardate però che il Napoli, ricordiamoci il secondo tempo con l'Atalanta. Io non ho mai visto una squadra che ha giocato in Napoli con un'intensità che l'Atalanta, attenzione, oltre che essere una buona squadra, ha sempre fatto dell'agonismo, della forza fisica certo. Del duello uno contro uno, i suoi diktat, no? Di Gasperini, così come un po' il Toro di Juric, che è un allievo del Gasp. Il Napoli in quella partita con l'Atalanta, il secondo tempo, signori, è stato di un'intensità grande impressionante. Intensità. Come col Torino. Il Torino, il primo tempo, il Napoli ha sistemato la pratica, ha messo le carte a posto e arrivederci, ha chiuso la partita. Bravo. Cioè, voglio dire, questa squadra, oltre che di valori tecnici, è diventata una squadra che anche agonisticamente. Sono cannibali. È cresciuta tantissimo. Vi ricordate Kvaratskhelia quando è arrivato e Kvaratskhelia di adesso? Sì, c'è una differenza in fase di non possesso notevolissimo, no? Ma, ci sta. Maggiore. Lozano, ve lo ricordate com'era e com'è quando va a recuperare e fa tutto il campo indietro? Per me quelli sono gesti, oltre che il gol di Osimhen bellissimo, ma il gesto di Lozano che con la Cremonese fa 50 metri e va a recuperare e salvare un tiro che poteva rappresentare un pericolo. Cioè, per me quello è un gesto tecnico, un gesto atletico fondamentale per una squadra che ha questi obiettivi. Non c'è dubbio. Poi sulla difesa, non so che mi volevi dire. No, ti volevo. Intanto fammi il commento come l'ha fatto Gregorio in generale, cioè che cosa ti ha impressionato di questa difesa? Ma innanzitutto la difesa è forte se hai una squadra che comincia a difendere bene dagli attaccanti. Cioè, questo è vero. Perché diversamente uno contro uno il difensore va in difficoltà. Invece il Napoli difende bene a partire da Osimhen, a partire da Politano, da Lozano e da Kvara, che il Napoli va a aggredire alto, quindi comincia una pressione già molto in una zona molto importante del campo. Dopodiché a centrocampo Zambo e Lobotka li trovi lunghi. Non so, Anguissà, non sono un amante delle statistiche, però io non lo so questo ragazzo quanti palloni recupera, e anche Lobotka che non è un gigante, ma non lo mette a terra e riesce a infilarsi in spazi improbabili e a venire fuori con la palla o con un fallo. Cioè, voglio dire, è chiaro che il lavoro dei difensori, qui mi rifaccio alle parole che dicevamo prima, di Kim, di Amir, di Mario Rui, di Oliveira e di Lorenzo, è chiaro che fanno un lavoro straordinario, ma che però naturalmente non potrebbe essere tale se non venisse supportato
da un lavoro di squadra. Perché si difende e si attacca in 11. Poi su Meret volevo spendere una parola in più, perché ha ragione lui, quest'estate... Era la Spezia. No, ma non è che era la Spezia, era un portiere che era stato in qualche maniera, non dico delegittimato, ma... distrutto. Ma insomma, in qualche maniera si capiva che non c'era fiducia nell'ambiente. Sto ragazzo che tutti quanti definivano, vabbè, ma forse non c'ha questa personalità, non c'ha questo carattere, accidenti. E ce n'ha da vendere personalità e carattere. Secondo me su Meret, se posso, avrebbe fatto un po' di chiarezza. Perché secondo me è stato il ragazzo che in estate forse non era pienamente convinto di restare a Napoli. Quindi il Napoli per tante questioni, anche perché questi ragazzi sono molto social e quindi hanno anche un impatto per quelle che leggono e scrivono tutti i tifosi. Secondo me lui ha un po' accusato questa cosa. E infatti Spalletti lo richiama all'ordine, se ricordate. Che lui a un certo punto in estate dice, ma il Napoli deve capire, Meret deve capire se vuole fare il portiere del Napoli o meno. Cioè quasi come gli dà un invito, no? Come per dire, questo ragazzo ha dei dubbi. E allora tu sai, quando un portiere ha dei dubbi, anche l'allenatore si raffredda un po', perché se questo gioca con i dubbi, che succede? No, il problema poi dopo si è calato, si è calato e adesso forse si parla di rinnovo, perché c'ha solo 2 anni di contratto. Il problema è anche un altro, che Spalletti ha fatto un paio di interventi, non solo diciamo in questo senso, ma anche su qualche altro giocatore, per far capire, attenzione, qua la maglia di titolare non ce l'ha nessuno, te la devi conquistare. In allenamento tutti i giorni e poi quando io ti chiamo e vai a fare i 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti, come ha detto Spalletti, tu mi devi dimostrare che in quei 7 minuti, 8 minuti, 10 minuti mi dai il massimo. Lui che dice semplice, vede, io qualche... dov'è che è andato in difficoltà? Ce l'ha detto qualche volta in sala stampa, dice certo, dice se Elmas viene da me e mi dice mister, ma io che devo fare per fare il titolare in questa squadra? Cioè vado in difficoltà, perché effettivamente Elmas, che gli vuoi dire questo ragazzo? Ma pure Simeone. A Simeone che gli vuoi dire? Che entra in campo e ti risolve partite col Milan, con la Roma. Cioè, voglio dire, però se vuoi stare in una grande squadra e vuoi contribuire al raggiungimento di grandi obiettivi, 3 minuti, 7 minuti, 10 minuti, ti devi fare trovare pronto. Questa è la grandezza di questo Napoli, anche avere una panchina, tra virgolette, con degli altri titolari che se chiamati in causa danno il 120% anche a loro e sono anche più allenanti per i compagni durante l'allenamento. Indubbiamente, diciamola tutta, no? Questo Napoli è figlio di quello di Sarri, ma per spirito, per approccio tecnico-tattico, per equivalenze di valori, mi spiego, Lobotka è fortissimo, ma io ricordo Jorginho che lo era altrettanto. Sì. Cioè, io ricordo Allan recuperare i palloni che recupera, non è che ne recuperasse di meno. E ricordo tutti gli altri sul pezzo. Dove è cambiato questo Napoli? Per me, io faccio un gioco da ragazzi, da bambini, dico è come se a quel Napoli di Sarri avessero messo, per citare due dei nostri grandi ex, Lavezzi e Cavani. Cioè hanno preso Cavani. Ah, tu dici hai preso due nomi. Quindi due che sono indubbiamente superiori a quelli che già erano forti come Insigne, perché io voglio bene a Lorenzo Insigne, ma oggi nessuno riprenderebbe Insigne per Cavani. Ma nessun club al mondo lo farebbe, al di là della differenza di età, anche a parità di età, Cavani ha dimostrato di essere un talento unico. E Osimhen, ragazzi, è Cavani. Però voglio dire, da un certo punto di vista, cioè Cavani era un cannibale sotto porta, lo chiamavano l'alieno nei 3 gol con la Juve. Però, e quindi questi due hanno alzato la Però voglio dire una cosa. Già c'è qualcuno che però non è d'accordo con te sulla questione Sarri. Però voglio dire dopo, una cosa. Dopo. Vai, a due veloce ragazzi, perché c'ho la pubblicità. Però questi ragazzi qua hanno più personalità. Certamente. Perché questi ragazzi hanno dimostrato di avere più personalità. Io quel Napoli lo ricordo bene come altri Napoli. Questi quando hanno preso qualche schiaffone, qualche squadra che ha pareggiato, che è passato in vantaggio, non hanno battuto ciglia, hanno messo palla a terra, sono messi a giocare, hanno vinto la partita. Questi ragazzi hanno una voglia, un carattere, una determinazione, una grande fame. E una fame che secondo me non aveva nessun Napoli precedente. E ti dirò, vai, e concludo, che questo scudetto che il Napoli, immagino, andrà a vincere è più bello e più importante di quello dei due precedenti, perché lì c'erano grandi fuori classe, c'era Maradona, c'era Careca, c'era Giordano, c'erano grandissimi, tanti grandissimi possiamo giocatori. Possiamo cantare o terzo non si scorda. Questo secondo me secondo, è più bello prima perché, porre, perché il Napoli ha 2 o 3 grandi giocatori, altri buonissimi giocatori, ma ha vinto con un sistema di gioco collettivo, collettivo. È come una squadra. Per me questo è più bello. Dopo ragazzi, lo so, è una puntata bellissima, fra poco apriamo le linee, si sono scatenati i messaggi, ragazzi,
vi ringrazio perché siete tantissimi, scriveteci 342 38 12 922, fra poco apriamo anche le linee, ma fatemeli interrogare questi miei ospiti, quindi ci sono tante cose da dire e cose ancora da aggiungere a quello che stiamo dicendo. Allora fermi lì un attimino, rimanete con noi, spammate la diretta su Facebook, fermi lì, pubblicità. E allora la puntata continua nei, come dire, nei momenti di pubblicità e ringrazio, ripeto, i tantissimi messaggi che adesso proverò a leggere in fila e chiedo risposte brevi ai nostri amici. Allora, intanto ripeto, stiamo puntando l'indice sulla difesa e punteremo dopo anche con le vostre telefonate. Vi chiedo cosa vi ha impressionato, perché sembrerebbe facile, e questa è la domanda che poi vi volevo fare, poi entriamo, so che non eri d'accordo su quello che era il discorso prima di Antonello, Cesare non è d'accordo con te dal divano che ci sta scrivendo sulla questione Sarri, quindi insomma è un tris di notizie, però la domanda che vi volevo fare, e vi chiedo di essere brevi in modo che poi daremo spazio ai nostri amici da casa con i messaggi e con le telefonate, nella domanda di oggi, e che quella che sarà poi domani il centrocampo e dopodomani l'attacco, non è solo una questione, ecco, Kim ti ha impressionato, è la grande novità. Come hai detto tu, si sono trovati i correttivi con Oliveira, si è trovato un... Ma cosa ha fatto funzionare ancora di più questo reparto? Cioè, qual è la chiave? Perché è semplice rispondere Kim, domani casomai rispondiamo Lobotka, dopodomani rispondiamo Kvaratskhelia e Osimhen. Qual è invece quell'alchimia che si è creata secondo voi? Ecco, un Di Lorenzo che è diventato anche un regista quasi d'attacco, Mario Rui che è diventato anche lui un giocatore che spinge, una difesa ermetica che finalmente, e io ricordo sempre questo aneddoto che siamo stati a dicembre ad Antalya, io non avevo mai sentito parlare Meret, voi aspettate un Meret che urla in campo ai compagni? Dicevo prima, e invece è così. Allora, cioè, qual è la cosa che secondo voi ha creato l'alchimia per questa difesa? Spero di essermi spiegato. Antonello, vai Gregor. L'ho detto prima, si è creato una chimica di squadra formidabile e con un disegno tattico di Spalletti e del suo staff eccezionale. E la difesa non può funzionare bene se non funziona, bene l'attacco che e i centrocampisti che devono fungere da frangiflutti nella prima, diciamo così, fase di non possesso. Dopodiché è chiaro che ci sono dei valori diciamo individuali enormi, perché Di Lorenzo oggi non lo so quale esterno destro è più forte di Di Lorenzo in Europa. Kim, faccio fatica a trovare uno come ha detto Spalletti. Kim è un soldato, gli dici quello che deve fare. Lui parte, va a fare la guerra. È uno senza fronzoli, se deve buttare la palla in tribuna la butta, ma non passi. Amir, secondo me, Rachmani sta diventando come Albiollo. Io mi spingo a questo paragone, perché la guida da leadership di Rachmani, oltre che diciamo essere per me superiore ad Albiollo in senso stretto come marcatore, che Albiollo non era sull'uomo, non era un grandissimo difensore, era un ma lo era uno tatticamente, nella leadership, della guida della difesa, nel venire palla fuori. E Amir da questo punto di vista ha fatto una crescita esponenziale, poi fa anche gol che non guasta. L'ha fatti anche Kim, Mario Rui Di Lorenzo, criticato da tutti, lo dobbiamo dire. E quest'anno ha fatto 6 assist. Ora può piacere o non può piacere, sto ragazzo ha fatto un campionato straordinario. Certo, quella leggerezza ad Empoli se la poteva risparmiare, però in un contesto di una stagione gli viene perdonato. Ma ci sono dei valori individuali altissimi che Spalletti però ha contribuito ad esaltare. Allora, prima di far rispondere anche Gregorio, vi do una notizia su Transfer Market. Pensate, il Napoli in questo momento è la squadra, la prima rosa d'Italia come valore. Il Napoli in questo momento varrebbe, secondo Transfer Market, lo sapete che ha dei valori un po' più o meno... Un po' come la borsa. Esatto, standard. Il Napoli varrebbe 629 milioni, pensate il 16% in più rispetto a prima, ed è la prima rosa d'Italia. Osimhen, ragazzi, è il giocatore italiano che in questo momento vale di più.
per Transfer Market vale 100 milioni netti, con un balzo di ben 30 milioni, sorpassando Leao che è sceso a 80. È salito a 85 milioni, ragazzi, 85 milioni di euro Kvara. Lobotka è salito a 38 milioni e Kim a 50. Cioè, sono praticamente numeri da record per questo Napoli, ripeto, e io rimango sorpreso. In questo momento il Napoli vale più del Milan, ma di ben lunga, perché pensate, il Milan vale 547 milioni, l'Inter 534, la Juve 4,20 e poi ma tutti a Napoli e Milan sono 20 punti di differenza. Questa è anche la risposta alla questione Juve, ecco, sì, delle plusvalenze, perché sì, tutti per poter difendere l'indifendibile ti dicono ma le plusvalenze nessuno le può quantificare. In verità c'è un giudice sovrano del campo, cioè se Kvara viene comprato a 10 ne vale a 50 è perché nel campo è avvenuto qualcosa, altrimenti non è che uno si sveglia la mattina come ha fatto con Rotella e lo valuta 20 milioni perché gli serve a parare un buco di bilancio. Tu vedi il campo, e quindi, come diceva Antonello, questo Napoli è cresciuto in campo. Io continuo il discorso, così magari rispondo anche a Cesare, sul fatto di Sarri. Mi spiego, allora, io un poco di calcio anche a livello un po' più basso, dilettantistico, Serie C, lo seguo, e vi dico che non esiste un allenatore che viene in una squadra detta delle condizioni e si fa comprare i calciatori per quello, ma esiste una società già che alle spalle ha un disegno tecnico tattico che arricchisce la rosa in base a un'idea di gioco che parte prima dalla proprietà, dal direttore sportivo, da Giuntoli, perché non è che tu oggi prendi, faccio degli esempi agli estremi per farvi capire, prendi Azeman e gli acquisti tutti attaccanti come fatto nel 2000, poi le cose vanno male, prendi a Mondonico che è l'esatto opposto, è il nord e il sud, e devi prendere solo difensori, buon'anima di Mondonico. Oggi questo non può accadere, oggi devi sostituire Gattuso con Ancelotti e viceversa con Spalletti, mantenendo un'identità. Certo. Ecco perché parlo di evoluzione, perché poi è chiaro che Sarri aveva le sue idee, una certa determinata rosa, ed era una rosa dal possesso verticale. Spalletti e tutti questi ragazzi sono più forti perché hanno sulle loro spalle anche le esperienze pregresse dei loro compagni. Cioè, da un lato è arrivato il vento nuovo, l'entusiasmo, i nuovi arrivi hanno cancellato i magoni dei vecchi, di chi ha subito dei torti e delle ferite, delle frustrate che ci hanno sulla pelle. I nuovi non ce l'hanno, ma il gruppo sì, l'ambiente sì, ecco perché anche il tifoso è più maturo, perché ha subito delle delusioni, diciamolo fino in fondo. Quindi l'evoluzione è appunto questo, cioè il bagaglio di negatività che in questi 5-6 anni ci hanno frenato su alcuni obiettivi, ricordo Verona, ricordo Firenze e così via. Allo stesso tempo la società lungimirante, che vedendo dove andava fatto l'intervento anche dal punto di vista motivazionale, non solo squisitamente tecnico, Antonello, perché tu hai detto bene, la fascia sinistra è più forte che c'è Kim. Io ho pensato, ma come siamo ingenerosi, c'era Koulibaly. Koulibaly faceva le stesse chiusure di Kim, con una differenza, l'ha detto Spalletti, che Kim fa sentire al compagno la propria presenza, gli dice sto qua, sto qua, sto qua, sto qua. Koulibaly non lo vedevi, all'improvviso partiva in modo imperioso, recuperava la palla, quindi il compagno vedeva il vuoto e all'improvviso rivedeva Koulibaly. Sono modi diversi di stare in campo. Chiudo. Spalletti ha voluto calciatori per l'uno contro uno, cioè in questo Napoli Albiol farebbe un po' più fatica a giocare, perché Albiol era bravissimo di reparto sul gioco aereo, ma molto meno marcatore rispetto a Rachmani, l'hai detto bene. Quindi tutti i calciatori sono pronti all'uno contro uno, è pronto Di Lorenzo, è pronto il centrocampo e gli attaccanti allo stesso modo. Se frenano il Napoli è perché cercano di non dare l'uno contro uno. A Kvara l'uno contro uno, se tu glielo dai, è un suicidio. Certo, chiudo certo, con le parole sempre certo, di Spalletti quando parlò con la partita con la Juve e disse a star dietro la palla siamo bravi tutti. E vedere nel campo aperto chi ha organizzato, e Spalletti ha organizzato quello logicamente sempre con i calciatori che c'ha, perché Sarri non aveva Osimhen che strappava 50 metri con un lancio, doveva arrivarci col palleggio, e la differenza è anche il fatto che con Sarri gioca era degli attaccanti e centrocampisti, qua anche i difensori sono attaccanti, perché Spalletti chiede a Di Lorenzo di fare l'interno e buttarsi più alto addirittura dell'ala, come la palla che mette in mezzo col Torino con l'Eintracht, sì, con, gli detta lui il passaggio da attaccante. Quindi
Spalletti, anche in virtù dell'esperienza di questi calciatori, è andato a limare e a migliorare certi aspetti, ha combattuto tutto e sta raccogliendo i frutti suoi, ma oso dire non solo suoi. Questo è. Va bene, mi sembra, è chiaro quello che Spalletti giustamente, è grandissimo, ha fatto tutto quello che doveva sulla fare. Sulla questione c'è stato un lavoro prima. Allora, sulla questione Sarri, sono giocatori tutti diversi. Sì, infatti, quello che dice Cesare dice: tranne Zelischi non è rimasto nessuno. Quindi, perciò questo ha valore l'idea della tecnico-tattica che la società mette alla base. Perché li ha sostituiti anche con calciatori un po' simili. C'è la botta che è simile a Giorginio, ragazzi. Non è così lontano. Io non lo farei. Ma non si può fare forse. Non lo farei il paragone perché sono tutti. È un'altra squadra completamente, quello era un Napoli che in quell'epoca con quei giocatori, tant'è che Sarri quel tipo di situazione lo sta cercando di ricrearlo un po' con la Lazio, ma è irripetibile perché anche lì c'erano giocatori che avevano caratteristiche particolari. Un Napoli come questo che incantava, dominava e stracciava Napoli sano, forse con meno spettacolo, ma io questo, non dimentico il Napoli di Sarri. Ma anche questo Napoli qua, se dovesse rimanere quella cosa là ricalcherà, ma altrimenti sarà difficile tra virgolette clonare questa squadra, perché poi quando si creano delle chimiche particolari, delle dinamiche di gioco, di simbiosi, di aiuto tra compagni in campo, io vedo questa squadra che ogni compagno quando va a pressare ce n'è già un aiuta altro che l'altro pronto, una chimica anche tra questi ragazzi, tra questo gruppo, che naturalmente è foriera poi anche di ulteriori aspetti positivi al netto abbiamo evidenziato prima. È certo, è così. Allora, c'ho una marea di messaggi, fra pochissimo giuro apriamo anche le telefonate. Però vi faccio la domanda che ci gira Alberto, ma anche altri amici ci avevano mandato questo tipo di messaggio sulla questione dei 15 punti e della Juventus. Dice Alberto: chi dobbiamo aspettare, la matematica sulla Lazio o sulla Juve? Ne parlavamo io e te, Antonello. Sì, ma io dico, ragazzi, prima della puntata, secondo me è un falso problema, nel senso, il Napoli ha un vantaggio talmente cospicuo, poi se vogliamo già da adesso stabilire quale sarà la partita, noi non lo potremo fare indipendentemente dai 15 punti, perché con il calcio spezzatino che c'è ti può capitare che tu vinci la partita, poi l'avversario gioca il lunedì sera, non la vince e tu sei sul divano e ti stai vedendo l'avversario e hai vinto lo scudetto stando sul divano mentre non giochi e gioca quell'altro, o viceversa. Perciò io direi, o magari quest'anno straordinario per come lo è, ti porterà a vincere lo scudetto in casa della Juve, che c'è la contemporanea, la grande coppa in faccia, non essendoci, se devono accadere delle cose fino in fondo, ma non essendoci, caro signore, mancano due cosettine, ma non essendoci la contemporaneità delle partite, non ci perché sa come la possono fare da 8 giornate prima, non è che possono con le TV non lo consentirebbero, dopodiché quindi o 15 punti in più o 15 punti in meno, la sostanza non cambia, perché tu ti puoi trovare a vincere lo scudetto o se stai giocando e quindi perché hai acquisito un vantaggio che non è più colmabile da un punto di vista aritmetico, o perché hai già giocato, hai vinto e chi segue non vince la partita e tu sei sul divano e ti trovi che però, attenzione, io ho un esempio sotto gli occhi del Catanzaro dell'altro giorno, cioè quando arriverà il momento, cioè quando il Catanzaro sapeva che vincendo col Gelbison sarebbe stato aritmeticamente in B, sono partiti 20.000 catanzaresi per andare a Salerno. Ah, beh, certo, quello sì. Quando arriverà il momento in cui si dirà se il Napoli vince questa partita sarà matematicamente... state tranquilli, se hai... che sarà al divano o a Torino, a Milano, con la squadra 20.000 napoletani. Se dipende solo da te, okay. È logico. Ma se non dipende, se credo, questo è il problema. Ma può capitare anche che non dipende, perché tu vinci e quell'altro perde. Questi sono così cattivi, te lo dico io, sono così cattivi in Lega Calcio e non ho paura a dirlo. Tieni presente che martedì, oggi, ci dovrebbero essere a momenti la designazione delle prossime 4 partite con gli orari, tra cui la possibilità di anticipare a venerdì di Pasqua
le partite per la Champions, quindi del Milan, cioè, ma del immagino Napoli. Immagino che lo faranno, perché sono squadre italiane. Aspetta a dirlo, aspetta. Io finché non vedo Gatto non dico, guarda, non gioco, non, sarebbe non vedo... grave. Sarebbe grave, lo sarebbe so, grave, perché, ma io me lo auguro. Perché c'ho, al di là adesso del Napoli, no? Facciamo un ragionamento. No, no, ma fammi finire, Antonè, ti prego, sì. Fammi finire, poi ti vai. Lascio la parola. Allora, Gregor, il problema è questo. Oltre a questa cosa che dovrebbe essere così, le prossime, loro decideranno le prossime quattro partite, che sono le quattro partite di aprile. In queste quattro partite di aprile c'è, tra cui, ce n'è una che finisce il girone, che è la Salernitana, che potrebbe essere, tra virgolette, la prima data utile. La prima data utile. Ascoltami, se tu metti Napoli-Salernitana lunedì primo di aprile, perché questi sono capaci, il giorno prima, domenica 30, la Lazio, che adesso non so con chi gioca, che in questo momento seconda in classifica, te la fanno giocare la domenica. La Lazio pareggia, tu hai vinto lo scudetto senza giocare. È quello che dicevo è prima. Questo lo schifo, caro mio. Stai attento, che potrebbe succedere. È chiaro, stiamo parlando nell'ipotesi però della casualità. Secondo me non lo puoi... Non lo puoi, questo diciamo, non perciò, lo puoi evitare, non lo perché evitare. Non puoi sapere, okay, non perché un conto è se tu tieni 30 punti è difficile di vantaggio. Fare questi conteggi, ragazzi. No, però mettimi certe partite a un orario. Io, per esempio, ti dico la verità. Napoli-Salernitana del 30 aprile, sai a che ora la farei giocare? Anche per ordine pubblico. Alle 3. Bravissimo, domenica alle 3. Domenica alle 3. Perché se succede... Tutto il pomeriggio avrai anche ancora la luce e farai festeggiare anche la gente. Anche io farei come ti ho avuto. Ma la non stessa. Lo faranno, Antonello. Casomai ci mettono il posticipo del lunedì. Però, mi segui? Però da un punto di vista, allora, da un punto di vista, diciamo, di carattere generale, abbiamo detto tutti e tre la stessa cosa. Però sì, da un punto di vista, guardala mo, da un punto di vista giornalistico. Vuoi mettere che tu trasmetti una partita che è l'unica partita della giornata dove poi vinci pure lo scudetto? Antonello, ce l'hai vinto! Sì. Perché se te lo fanno vincere sul divano, quella partita non serve a niente. Possiamo anche giocare noi tre. Ma tu te l'immagini qua... Ha detto una cosa importante, Antonello. Da un punto di vista... Sarà anche un evento televisivo. Diventa un evento, cioè, diventa un evento che durerà... Diventa un evento che parte dalla mattina... fanno 24 ore e probabilmente la fai pure tu. No, io la farò se la vediamo prima, sarai tu, capito? Il primo che ti metterai dalla mattina e poi vieni so. Qua la sera e ti fai però la tu ti rendi conto, la festa inizierà ufficialmente domenica sera, perché il tifoso del Napoli non è che dice mo aspetto domani sera per festeggiare. Festeggiamo casomai alle 20:30 di domenica. Franci, però ti posso dire una cosa, ho fatto un'ipotesi. Franci, non ce ne frega niente. Come allora, io mi stiamo litigando per quando si farà la festa. Ma le persone, e non solo loro, cioè, anche qualcuno che non è... Cioè, non so, faccio, ma che bei problemi! Tutto sommato, vogliamo dire che è un falso problema? Sì, no, no, io ho detto che è un falso problema, vi sto spiegando no, le cose. No, ma lui parlava per l'amico pasticciere perché deve sfornare torte e osimenda, quindi deve sapere il giorno prima. Allora ragazzi, c'è un po' di messaggi. Intanto Vincenzo Sannino ti saluta. Grande Vincenzo, un piacere vederti. No, allora Vincenzo, ti aspettiamo sempre qua a Napoli esatto. per andarci a mangiare una pizza. Anzi, con l'occasione vieni a cose fatte così andiamo a mangiare e festeggiamo. La classica pizza tricolore. Bravo, allora salutiamo anche Antimograssia, c'è Adele che ti fa i complimenti, Gregorio. Ragazzi. In Champions non puoi fare una partita con troppi falli, il Milan resterebbe in 9. Vincenzo Sannino vi chiede, vi prego brevi, il Napoli incontrerà il Milan 3 volte in 2 settimane, prima in campionato e poi in Champions. Può essere un problema, sì, no? Per me che fa mischierare le carte in campionato, non metterà gli 11 titolari. Sì, no? Napoli. Secondo me sì. No, sì, secondo me no. No, è un problema, può essere non è un problema. Problema e giocheranno i titolari. Ok. Vedremo. Allora, direttore... Per me almeno 3 cambi in quella partita. Direttore, buon pomeriggio a lei e ai suoi ospiti. Come sono le nazionali, attenzione. Quella è la discriminante. Certamente. Ma se no, lui ti ha dimostrato, ha fatto giocare chi? Ha fatto giocare no, Kimmich, Osimhen, diffidati. Attenzione, contro il Torino e anche contro l'Atalanta.
Questo allora, è il messaggio allora forte. Ragazzi, vi prego, veloci. Direttore, buon pomeriggio a lei e ai suoi ospiti. Vedendo giocare nel giro di 20 giorni con il Milan, tra campionato e Champions, il Napoli dovrebbe fare qualche cambio, giocare sempre con gli stessi. Ne stavamo parlando proprio adesso. E beh, qualcuno rifarà il ritorno del campionato. Non... Poi vediamo. Credo. Poi, come ha detto Antonelli, bisognerà vedere lui come rientrano gli altri. Quella è la discriminante, come tornano dalle nazionali. Ma se no lui, al massimo abbiamo capito, può cambiare l'esterno di sinistra, l'esterno di destra. Ma non sì, tocca. Però sai, adesso il Milan lo devi incontrare tre volte, quindi fai delle valutazioni un po' diverse rispetto allo standard. Lo standard ma si conoscono le squadre? Sì, va bene. Non è però che ci sta so, una... Non so, non cioè so, non è che è una squadra che è dici, come fare una io prova conosco... generale, come ti devo dire? Penso che forse quella prova generale, non so se ti conviene a Napoli farlo fino in fondo. Ma ormai le squadre si conoscono talmente tanto bene che anche perché... Puoi cambiare qualcosina. No, ma faccio un altro discorso. Ma il Napoli... Gioca sempre allo stesso modo. Sono gli avversari che cambiano, ma sono gli avversari. Questo è un discorso che tu fai che è condivisibile, ma io lo vedo più da quell'altra dall'altro parte lato. Che fa allora, 3 ancora, a 4 ancora Vincenzo, la difesa funziona perché Kim è mostruoso, più attento di Koulibaly e poi il filtro del centrocampo con Zelinski che sta facendo molto bene rispetto agli anni scorsi. E domani parliamo del centrocampo. Tommaso Carnevale, Spalletti ha lavorato molto bene da Di Maro sulla difesa. Già c'era Kim, inoltre l'applicazione da parte di tutti a seguire le nuove idee del mister, vedi gli inseguimenti di Mario Rui e di Di Lorenzo quasi come dei registi aggiunti. Inoltre gli avversari non hanno mai molte occasioni per fare gol, c'è una difesa preventiva. Bene, questi erano un po' di messaggi sulla nostra diretta. Vado a leggere ancora qualche altro messaggio sulla nostra invece numero WhatsApp 342 38 12 922. Dopo la pubblicità apriamo le linee. Salve direttore, corre voce abbastanza attendibile di una chiusura del settore ospite in Milan-Napoli, parliamo della partita Champions, a causa della potenziale ingerenza in zona dei tifosi dell'Eintracht, addirittura assieme agli atalantini, compresi gli interisti. Ormai siamo al delirio, speriamo non accada. Matteo, ti prego, non mettiamo anche preoccupazione, è una notizia che per ora va tutta che verificata, non ne abbiamo una certezza, sono voci che poi casomai girano nelle chat, quindi ti capisco, fai bene a scriverci, hai fatto molto bene a scriverci, la valuteremo, la capiremo, c'è ancora un po' di tempo, mi dicono che si stanno già comunque acquistando i biglietti per la partita con il Milan, oggi l'amico Paolo Selce mi ha detto che l'ha comprato e quindi diciamo che per ora non ci dovrebbero essere limitazioni. Andrebbe fatto una trasmissione solo su questo la argomento. Faremo, poi capiremo. Ma io che credo cosa che succederà. Non ci saranno, in virtù anche di quello che è accaduto con l'Eintracht, non possono ripetere di richiudere le porte in Europa. Esatto, sarebbe davvero sarebbe uno schiaffo in faccia all'UEFA stessa. Quindi sinceramente questa volta lo Stato italiano e le istituzioni devono farsi carico di questo evento e gestirlo al meglio, senza evitare nulla a nessuno. Allora, io c'ho proprio qui davanti a me, non ve lo posso far vedere, quanto cioè il biglietto dell'amico Paolo che mi ha mandato proprio questa mattina, lui ha comprato il settore K01 fila 7, vabbè poi non vi vado a dire altro. Allora, non riesco a contattarvi, volevo solo ringraziarvi per il servizio in diretta che avete messo in onda, per i disordini che avete trasmesso, grazie. Grazie a Matteo, grazie Matteo, seguici sempre, seguici tutti nei nostri appuntamenti. Questo è il miglior Napoli di sempre, così possiamo fare riposare in pace anche Maradona, dice Renato. Salutiamo Rosario che comincia a mandarmi anche lui le foto. Gli ho detto ragazzi, mandateci le foto di dove avete visto qualcosa già di pronto. Ho visto che c'è sto Vesuvio ai quartieri, devo andare a fare la foto, devo andare a vedere questa cosa. Allora... Però c'è un'atmosfera, come devo dire, dimmi, di delicata attesa. Delicata attesa, bravo, sono d'accordo di con te. Di delicata attesa. Allora ragazzi, vi ripeto, lo dico, non mi mandate audio perché non li possiamo far sentire, non ci chiamate sul numero WhatsApp, adesso apriamo le linee e ci chiamate. Allora, buonasera, ci sono momenti della vita in cui il destino si diverte a fare gli alti e bassi, io come tutti ho vissuto... però è certo che ci lasciano sempre in piazza. Oggi il Napoli si appresta a vincere lo scudetto, io sono preparato a questa immensa soddisfazione ben sapendo che quando verranno tempo meno felici sarà l'unico momento della mia vita che non avrò rimpianti, perché i 3 scudetti vinti col Napoli mi potranno fare felice anche al di là della forza, al di là di tutto insomma. Forza Napoli sempre e complimenti da Tommaso da Napoli. Allora c'è Danny, caro direttore, sono d'accordo con il CT Mancini che non parla di rinascita del calcio italiano,
in Champions League, in quanto il 90% è composto purtroppo da stranieri. Allora vi dico che ha parlato anche Di Lorenzo e ha parlato della nazionale, dice sarà speciale giocare con l'Italia al Maradona, a Napoli ci divertiamo in campo e si vede, poi ha fatto gli elogi sia a Spalletti che a Mancini, queste un po' le dichiarazioni del nostro capitano che a Coverciano ha preparato. Io poi non mi domando perché non le fanno a Napoli queste conferenze, le fanno a Coverciano. Stanno in ritiro là. Sì, stanno in ritiro là, poi verranno qui. Sì. Vabbè, insomma, si poteva fare pure un mini ritiro qui, per esempio. Hai ragione. Ma non ho detto molto. Condivido. Così, mi sembra così. Un'osservazione molto condivisibile. e questo era Di Lorenzo. Poi ha parlato anche Lobotka, che è stato eletto secondo miglior giocatore della Slovacchia dietro a Skriniar. Ma posso non essere d'accordo? Anche io, scusatemi. Con tutto il rispetto per chi ha fatto questa scelta. Questa scelta comunque. Sinceramente, Lobotka che in questo momento, secondo me, in Europa... è tra i migliori forse d'Europa. È tra i migliori. È una delle cose figurati. Che chiederò. Voglio chiedere... male, perché Lobotka ha rinnovato e Skriniar no. Gli stanno tirando un po' la volata. Voglio chiedere al mister. Stanno cercando di fare... Ma dopo Modric e Kanté forse, non me ne viene un altro in questo momento più forte di Lobotka. Allora, a differenza di Gattuso, dice Lobotka, Spalletti ha creduto in me, non mi sono mai sentito bene come adesso, sento piena fiducia e voglio continuare così. Che giocatore. Non mi aspettavo potessimo avere un cammino così importante. Certo. Siamo molto felici e dobbiamo continuare. Kvara non lo conoscevo, non sapevo nulla di lui, probabilmente solo in Georgia sapevano di questo talento straordinario. E queste sono le belle parole di Lobo. La verità è che non se lo aspettava nessuno di questo nome. Io penso che neanche con tutto il lavoro eccezionale che hanno fatto. L'ha visionata. Poi nessuno l'ha preso. No, anche il Bologna lo stava prendendo. Io penso che neanche loro sapevano della forza di questi ragazzi. Sì, sono d'accordo. Allora, ragazzi, vi do un dato. Per San Siro, per la partita contro il Napoli, nelle prime 3 ore di vendita dei biglietti riservati agli abbonati per loro, già sono stati venduti, pensate, 14.000 biglietti per l'andata dei quarti di finale e l'atmosfera si fa già sempre più elettrizzante, quindi anche lì la situazione Milan, anche a Milano c'è grande voglia poi di questa partita. Quindi ma loro se i milanesi se non vanno in Champions... È un rischio per loro. È un rischio grosso. Un grosso rischio per loro. Ma ragazzi, devono andare in campionato, non vincendo la Coppa, sarà difficile puntare a quello per tornare. No, è in campionato. No, perché se hanno l'intenzione di esserci vincendo. No, ma perciò loro, anche sulle partite di Champions, loro dovranno veramente gettare non un cuore oltre l'ostacolo, ma due, tre cuori oltre l'ostacolo. Di più, perché la lotta per andare in Champions non è con il discorso dei 15 punti della Juve, che non si capisce bene poi se questa sentenza ulteriore ci sarà, non ci sarà, eccetera. La lotta per andare in Champions è diventata serrata, quindi non è detto che ci vadano. Non è detto che ci vadano. Allora, intanto c'è un tweet di De Laurentiis di cordoglio per la morte del regista Citto Maselli. Queste sono un po' di notizie di questi minuti. E poi anche, come dicevo prima, dalla Francia è arrivata un'offerta, pare, del PSG di 150 milioni. Per chi? Per Osimhen. È questo, ve l'avevo detto che ormai sono tre squadre in Inghilterra. PSG 150 milioni, come sono una fumata di sigarette, come si dice a Napoli. Non è che... Vabbè, allora, ragazzi, ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità e apriamo le linee, dai. E allora, eccoci tornati con Antonello Giannetti e Gregorio Morrone, come al solito il martedì padrone di casa. E allora, apriamo le linee, sentiamo i tifosi, vi prego di rispondere sempre prima alla nostra domanda del sondaggio di oggi e poi è chiaro che potete dire la vostra. C'ho tantissimi messaggi, quindi fra poco... andiamo a leggere ancora qualche WhatsApp, ripeto 342 38 12 922, vedete la nostra diretta e i numeri in sovraimpressione. Vi prego, ripeto, non ci chiamate perché non potete chiamarci su questo numero, ma chiamate sul numero quello di fisso. Allora, sono Strato da Quarto, complimenti per le vostre analisi tecniche.
ma quando giocheremo in Champions con il Milan l'arbitro sarà straniero o italiano? Abbiamo detto anche ieri, Strato sarà straniero, poi dopo potrebbe essere anche italiano, dici tu? Certo, perché ma no? Speriamo di no, speriamo no, che ci danno un arbitro straniero. Io non sono un grandissimo esperto di arbitri. Attenzione, abbiamo Luigi Giordano, c'è il nostro grande amico e collega Luigi, che sicuramente ci saprà dire. Se c'è una squadra che in questi ultimi due anni del Napoli di Spalletti ha messo in difficoltà il Napoli, è proprio il Milan. Si sono giocate tre gare fino ad oggi e sono terminate sempre con un minimo scarto. Due volte abbiamo vinto noi, 1-0 e 2-1, una volta loro a Napoli. E sono state sempre partite, come ha detto Antonello, decise dagli episodi. Vero, come il gol di Hermas l'anno scorso e quest'anno di Simeone. Sinceramente la partita che ha giocato il Napoli a Milano, forse è una di quelle partite dove il Napoli, probabilmente un pareggio sarebbe stato più giusto, quella Milan-Napoli. Però poi è anche vero che il Napoli non meritava di perdere con la Lazio in casa, per esempio. No, cioè, no, cosa, no, cioè, no, cosa no, voglio dire? Col Milan, nel calcio poi alle volte con Milan il Napoli ha tre gare molte, ma il Milan è forte, due o tre giocatori forti, una squadra che agonisticamente no, è forte. Ma ragazzi, questa rimane, lo ha detto Spalletti, rimane una sfida importante, piedi per terra, bisognerà lavorare con la testa. Allora, per me, il Napoli è superiore, lo sappiamo, però ai favori dei pronostici, però poi, ma non sembra una cosa, però poi sul campo è tutto un altro film, il campo insegna che è tutto un altro film. Poi è chiaro, questo Milan visto quando è stato qui con l'Udinese a me ha rabbrividito, insomma. È chiaro che hanno trovato il pareggio, ma Beto segna dopo 5 secondi che hanno fatto l'1-1. Quello ti fa capire, cioè, quello ti fa capire che non sei proprio reattivo. Non stai nella partita. Bravo, non stai però nella partita. Adesso sta giocando con la difesa a 3, poi torna a 4. Perciò dicevo prima, quindi stanno vivendo è più un momento probabile di quando tu mi dicevi il fatto che il Napoli non cambierà e non cambia, non cambierà atteggiamento. No, il Napoli no, dobbiamo dire il Milan che potrebbe cambiare. Che la gara di campionato potrebbe far riposare 2-3 calciatori, ma giusto a mischiare le carte. In campionato, nelle due gare di Champions mi aspetto il Milan che giochi come ha giocato la Lazio e l'Atalanta all'italiana, dietro la linea della palla, certo. Tutti, sia andata che ritorno, cercando di limitare. Non ti daranno il campo aperto che vuole Spalletti, su cui il Napoli è la numero uno in questo momento d'Europa, a campo aperto. Non ti daranno spazio e ti toglieranno le linee di passaggio. Certo, non potranno giocare come ha fatto Skriniar. Certo, però sicuramente. Però poi tu, la partita di Champions, non è che puoi stare sempre rintanato dietro, perché poi tu comunque... Ma questi sono capaci di arrivare. Il Porto di Mourinho ci ha vinto una Champions così. Antonè, guarda, su due partite diventa... Lo so. Però questi sono capaci, cioè, più sulla di finale tu puoi fare una partita rigori, che lo fai so. Un rigore, però sai via. Se finisce 0-0 a Milano, a Napoli dovremo fare noi poi la partita, perché no, la anche, vuoi vincere, ragazzi, ma, il Napoli, ma il Napoli sa fare solo quello, no, sì. E lo fa in una maniera chiaro, cioè il Napoli attacca chiaro, tutta la partita. Milan su 3 oggi è 2-1 per noi, parlo del Napoli di Spalletti, sì. Non c'è stata mai questa superiorità schiacciando, questo bisogna no, avere presente. Voi avete detto una cosa giusta, oramai si conoscono tutte, le squadre si conoscono tutte, è proprio per questo c'è da temere questa partita in modo particolare. Perché fino ad oggi in Champions siamo partiti senza favori dei pronostici, neanche con l'Eintracht prima di mettere in piedi in campo. Oggi invece tutti danno per scontato che il Napoli già pensa alla Inter. E non è così. E non è così. Siamo d'accordo. Non è così. Bisogna. Perché c'è un altro fattore, chiudo. Sì, poi andiamo a i possibili calci di rigore. E io questo. Cioè, ragazzi, Milan e Inter sono arrivati là, giocando all'italiano, anche pronti a calciare i rigori. Non è il nostro punto di forza. E loro non cercheranno, ecco, come piano B almeno di portarti a non quello. È il nostro punto di forza, diciamo la verità. Non è ma il Napoli si allenerà anche su quello. Io ti dico che Spalletti nelle partite, nella settimana dei due dovrà settimana, però lavorarci. Si allenerà anche sui rigori. Negozio, no, dobbiamo però, allenare. Ma lo faranno Francesco, non rigore, si lascia nulla. Il rigore è un è gesto, una lotteria. È un gesto tecnico, non è un gesto tecnico che esula dalla capacità, perché tu ti ricordi che nel Napoli tanti anni fa chi ci salvò con tutti quei calci di rigore? Moreno Ferrari, certo, che era, certo. Tirava rigori in una maniera fantastica, eppure era un difensore, diciamo, tecnicamente un giocatore normale. Però in quel momento, quando andava a battere il calcio di rigore, era un rigorista spietato. Un altro grande rigorista è stato Domizzi, te lo ricordi? Domizzi, caspita! E non era certamente tra i più però forti tecnicamente. Anche cioè, oggi dire che i calci di rigore sono cambiati come è cambiato il calcio. All'epoca c'era Maradona che faceva la finta, che era il top, proprio di qual era il top, oppure gli altri come Ferrari, ma anche Baresi.
puntavano al 7 e lo puntavano là. Oggi c'è una terza opzione che prima non esisteva, il calcio di rigore centrale, quella che ha fatto Kvara, per esempio. Ma perché ti è piaciuto a te? Ma aspetta, dai, però Kvara aveva sbagliato scegliendo un tirato male, è stato fortunato. Allora, se tu tiri centrale, Francesco, no, 9 su 10, tirato, ma quello tirato, quasi sempre è stato tirato male, però pure quello di Zelinski tirato male centrale, per me un rigore tirato male, avrà fatto due rigori centrali, e oggi è il bene di rifugio, ti sto dicendo, ho capito, però può andare male, che non esisteva anni fa nessuno, che meno dei grandi rigoristi in giro non ne vedo, no, non ne vedo. Detto questo, onestamente, Cavara, figurati, insomma, però un rigore non l'ha tirato. Non l'ha tirato, non l'ha tirato. Poi c'è da dire che noi tutti hanno calciato i rigori, questo è il punto di vantaggio, perché Politano li ha cacciati, Cavara. Non bene, non si vende, uno sì, uno no. Calciato, non è che arriva gente all'improvviso. Uno sì e uno no, stesso Zelinski, uno sì. Rigore, quando tu calci un rigore alla destra del portiere a mezza altezza, 90 su 100, il portiere parla. Perciò ti ho detto l'opzione centrale. Rigore, perché rigore, essere, sì. Cioè, però se lo tiri forte lo metti in mezzo ma altezza, devi mettere alto, devi mettere alto. Ora sì. Cioè, con un portiere come Milinkovic Savic, tu devi tirare rasoterra forte. Però come l'ha tirato Cavara, onestamente. Perché per me, ha visto che Milinkovic è buttato. Ma da guarda un che lato. È, ma la palla gli è passata. No, ma prima ancora quello di Zelinski contro l'Eintracht, no? Che il portiere Trapp per un niente non lo prende con il piede. Perché pure che si era gettato, lui mette il piede. Non sono rigori calciati. Guarda, come su devo questo dire? Io dobbiamo essere, ha ragione Gregorio che si alleneranno. Dobbiamo però essere dovranno le, io non ce ne ho 5 rigoristi nel Napoli. Se voi li contate, ragazzi, il Napoli ha sbagliato con Politano, ha sbagliato ma con Zelinski, lo tireranno per forza. Ha sbagliato con Osimhen, ha sbagliato con Kvara, ha sbagliato con Lobotka, ragazzi, quindi lo dicevamo hai, ma non sono 100 rigoristi. No, no, tu sei una delle poche squadre che ha fatto calciare i rigori quasi a tutti. Tutti, ragazzi, gli abbiamo hanno 5 due giocatori, ecco. Che, cioè Lobotka, ragazzi, come ieri con Mister Daniello dicevamo questo, chi è il giocatore più flemmatico del Napoli? Lobotka ha sbagliato calciando, come ha detto ha sbagliato il calcio di rigore. Questo è, cioè in questo momento io non trovo poi 5 rigoristi pronti. 5 se si risolve, perciò se si risolve 6, 7. Perché può andare ad oltranza. Vabbè, non, dai, non lo ne so. Riparliamo. C'ho una telefonata, allora dico ai miei amici da casa, vi prego, poiché abbiamo Antonello, abbiamo Gregorio, che sono belli caldi, veloce domanda, datemi la vostra impressione sulla difesa e poi ci salutiamo. Vai, pronto? Buonasera, direttore. Oh, Umberto da Piazza Nazionale. Umbertone da Piazza Nazionale. Vai, Umberto, saluti, vai. A te, ai tuoi competenti, simpatici, assai loquaci ospiti stasera. Ciao, Umberto. Sarò rapidissimo. Ovviamente faccio i complimenti a loro perché hanno di fatto praticamente sviscerato tutti i temi e detto tutto. Allora ti rispondo alla domanda: chi mi ha impressione della difesa del Napoli? Kim, un perfetto sconosciuto come Kvaratskhelia, punto, non dico altro. Tra l'altro, se in questo momento il reparto del Napoli è il più forte del campionato, dipende proprio dalla sicurezza, assolutamente, ma dalla sicurezza e dall'applicazione di questo calciatore. Allora, Koulibaly eccedeva in sicurezza e difettava in applicazione in alcuni casi. Bravo, fermo restando che era chiaramente il nostro campione. Kim, sinceramente, ha rivelato un capolavoro, tanto di cappello aggiunto, ma quest'anno diciamo il cappello ce lo siamo levati tante volte. Per bravo, Giuntoli. Bravissimo. Uno. Allora, due, calma e sangue freddo sul discorso che facevate voi giustamente sulla Champions, il Milan che ha 20 punti, è tutt'altro, è tutta un'altra storia. Loro si giocano tutto, non hanno niente da perdere, nel doppio scontro abbiamo sempre sudato, le partite col Milan sono sempre state scoccianti, sono sempre state dure, eccetera, eccetera. Quindi calma e sangue freddo, fermo restando che obiettivamente, cioè, il Napoli è uno squadrone, cioè, io ho visto una prova di forza a Torino che bella, veramente bella, e bella, poi, bella, bella. E poi era un'altra squadra, Umberto, che ci ha fatto sempre soffrire, il Torino, sì, è un po' come ma poi Juric proprio sì, e poi non vorrei dire, e sto facendo i miei scongiuri e voi potete capire quale, ma quest'anno va tutto per il verso giusto, perché quel tiro, quella respinta di Meret, la palla che rimbalza, palo, cose eccetera eccetera, poi 2-0 finisce la partita. Allora, certo. L'ultima cosa, visto che farai questa settimana e presumibilmente anche la prossima delle puntate in tema, ti invito a fare quella sui tifosi.
Va bene, allora, promesso, lo facciamo tra lunedì e martedì. Assolutamente, ma vorrei che, poiché tu sei comunque una persona molto equilibrata e che ha parecchio seguito sia dal lato dei tuoi colleghi sia dal lato dei tifosi proprio, effettivamente dei sostenitori del Napoli, per me è inaccettabile ed è ingiustificabile che quest'anno il Napoli si trovi a giocare col tifo fuori casa e non in casa. Infatti, tifo fuori casa, ragazzi, si sentivano solo i tifosi del Napoli. Ti fermo un attimo, perché tu hai toccato un tasto importante. Noi ci preoccupavamo da dove festeggiare lo scudetto, ma quasi quasi forse conviene più festeggiarlo fuori che in casa. Perché se non faranno entrare bandiere, tamburi, portaretti, cioè se non li faranno entrare, ragazzi, festeggiamolo a Torino. Questa è una bella provocazione. Allora, Gregorio, non lo accetto. Io sono più anziano di te, ho 54 anni e ho avuto la fortuna di vedere gli scudetti, allora di due, allora li hai visti anche tu sullo stadio. Sì. Cioè non accetto proprio neanche come linea di principio che a Bari si possa fare di tutto e a Napoli, che la proprietà è la stessa, non si debba fare. Allora qui c'è qualche cosa che non mi piace. Facciamo la puntata, allora, invito, tifosi la settimana prossima. Invito, promesso, proverò a sentire anche le curve se vogliono intervenire, perché sono La sera sull'emittente dove tu trasmetti tutti i giorni ci sono praticamente Rosario e Marco, che sono due esponenti. Il lunedì equilibratissimi. Chiamerò un po' tutti. Dopo punto C, ma quella che facciamo lunedì. Ma anche questo, perché per me è inaccettabile una cosa del genere. Non accetto ragioni, non accetto regolamenti, non accetto queste stronzate. Scusatemi. Allora, manca un mese alla fine del campionato, perché parliamoci chiaramente. Aprile è il mese decisivo, sia per il campionato, sia per le coppe. Non comprendo come dopo tanti anni non si vada tutti nella stessa direzione e non si sia uniti. Cioè, qua dobbiamo fare l'appello per mettere le bandiere fuori i balconi. È il San Paolo? È il Maradona? Bisognerebbe chiedere alla società, Umberto, tu hai toccato una cosa importante. Sono d'accordo con te. Un abbraccio, buona grazie, serata e ti ascolto. Andrea, se vuoi esprimerti una battuta veloce. È chiaro che vedere il San Paolo senza le bandiere, senza gli striscioni, senza il tifo, chiaramente è un po' fa male. Sì. È una cosa un po' triste, un po' moggia. Però io non credo che questa cosa cambierà. No. Sono d'accordo. Però voglio dire una cosa, attenzione. Se non ci fosse stato questo Napoli di Spalletti, ma un Napoli a giocarsela punto a punto, senza i tifosi, oggi staremo parlando di altro, te lo dico, saremo tutti incazzati perché senza il pubblico vale dei punti. La riunione la settimana scorsa, mi pare che le posizioni siano abbastanza... Sono sempre quelle. Io frequento il Maradona, ho visto sentito cantare Atalantini, abbastanza chiare, consolidate, faccio fatica sinceramente... In questa fase finale della stagione secondo te, Antonello? Mi piacerebbe, una partita, che ne so. Si tratta di un concetto, non una partita o di mezza partita o di due partite. Lì si tratta di che sono stati espressi dei concetti, sono state espresse delle preoccupazioni, a torto o ragione. Non voglio entrare nel merito perché non è, diciamo, materia di mia competenza, però. Per come si è evoluta la vicenda, per quello che ho sentito, per il tempo nel quale si sta discutendo di questa cosa, sinceramente, per quanto mi piacerebbe un esito diverso, faccio fatica a pensarlo, sinceramente. Va bene, vediamo. Questa è una situazione sicuramente che toccheremo anche questa vicenda del tifo e dell'organizzazione. Lo stadio al massimo... io oserei dire senza regolamento d'uso per almeno quella gara che dovrebbe essere quella decisiva, perché ti ripeto, mortificare in un momento di festa quei gruppi che... Ma lì c'è un discorso legato anche alle forze dell'ordine, alla questura, non è c'è il regolamento d'uso, non è che tu una partita vale, una partita, la partita non va. Vale. Modifica. Tu hai detto che Napoli e Bari hanno la stessa proprietà, ma
regolamenti diversi agli stati. No, sì. Quindi nostro, due amico. Sono le cose. O sono le questure che sono, la pensano in modo diverso. Bisogna valutare anche i contesti. O è la società del Napoli che qua, come io sospetto, per via degli attacchi che ha ricevuto negli anni scorsi da parte dei gruppi organizzati, mi riferisco soprattutto alla famiglia del presidente, secondo me si sono voluti togliere un po' qualche sassolino dalla scarpa cercando di rendere difficile la vita a questi signori allo stadio. Per scoraggiare. E che fa? Ti dà la zappa? Quelli che mancano sono gli ultra, lo dico fino in fondo. Sappiamo. Gli altri ci sono tutti. È un gli ultra sono il sale del tifo. Senza ultra tu lo stadio è un teatro. E non va bene. Non va vuole i tifosi, no. Non vuole quel tipo di tifosi. Non vuole quel tipo di tifosi. Dove ti dice che gira la droga, dove ti dice questo. L'ha detto nella conferenza. Questo gli stati tutto il mondo. Io non perché credo, tu mi vai a sottolineare che a Napoli accade questo? Perché secondo me vuoi toglierti dalle scarpe qualche sassolino. Antonio, io frequento il Maradona da anni, ci vado almeno 6-7 volte l'anno quando, insomma, non potendo fare l'abbonamento perché non posso andarci sempre. Ti dico che fino all'anno scorso, sistematicamente, appena la cosa andavano male, Napoli-Torino 2-2 dopo Firenze, tutte le curve a inneggiare cori contro la proprietà. Attenso, si fanno in tutti gli stati. Vabbè, ma cori, qua secondo me è accaduto coro, qualcosa tra di noi. Ma il coro contro la proprietà. Se vogliamo parlare dei cori contro la proprietà, non ci dimentichiamo quello che è successo quest'estate. Salvo poi tutti coloro i quali hanno contestato poi la società, salvo poi dover fare ammenda e riconoscere che il presidente ha fatto un lavoro straordinario. La società dovrebbe spiegarci questo, perché questo regolamento d'uso così. Ma non è che lo fa il regolamento d'uso, non è che lo fa. No, solo. L'ha fatto il comitato tecnico della prefettura. È così. Questo la prefettura di Napoli ritiene Napoli più pericolosa di Bari, sì, la città, sì, quindi bravo, vieta esatto, quel tipo. Perciò dico faccio fatica a pensare che d'accordo. Possa essere. No, io non sono lo so, ma nessuno è d'accordo. Ma non posso essere piace. D'accordo, già che io ricordo il primo anno del Napoli in Serie A. Misero in scena il famoso treno danneggiato dei napoletani e poi col tempo si è saputo che non è mai accaduto, facendo vietare la trasferta napoletana per l'intera stagione e anche la successiva. Entriamo cioè, in allora campo. Se la prefettura o la questura mi assume la responsabilità, non è in grado di gestire ma non è il tipo napoletano che andasse, che cambiasse i vertici e prendesse le persone non è solo giuste. Questo è quello non che si può vietare alle persone. Entriamo in un cioè, entriamo Gregor, in non un è campo, solo quello. Non è un fatto di gestire. Lui, in questo regolamento d'uso che è stato fatto a più mani, io poi non le so le mani di chi sono, però è fatto a più mani, non c'è stato dei punti dove è stato scritto, ragazzi, ma vi ricordate che fino a inizio del campionato scorso, non questo, scorso, se tu non ti sedevi al sediolino ma tuo, anche con la fotografia, ti arrivava la multa a casa, cose che sono successe, raccontate... Ha cambiato questo regolamento? Questo sì, questo pezzettino qui lo sì. Lo hanno cambiato? Lo hanno cambiato o lo hanno limitato? No, perché che se... non lo stanno applicando. No, forse non lo stanno applicando. Che, però l'identificazione... facciale, diciamo, no, l'identificazione della persona legata al posto è un fatto essenziale. Lo so, perché Antonello, in caso di incidenti tu però tu, aspetta, l'organo diciamo di polizia deve sapere Anto, a quel posto chi c'era, chi c'era però, è un problema scorso, di individuazione aspetta, di responsabilità. L'anno scorso è successo ed è verificato e certificato da colleghi nostri che sono andati in curva con i figli, colleghi, cioè quindi gente che non è che ha interesse a dove io papà stavo seduto qui, tu figlio stavi seduto tre sediolini più giù. Anche nei ma io e mio figlio possiamo stare vicini? Allora, questa è colpa di lì sticket. Però qua se tu fai non ho paura a dirlo. Se tu però perché fai... lì sticket ha fatto i guai a Napoli. Allora, ha fatto i guai. Allora, io dico, secondo me, diciamo, in una logica, io come sempre guardo le cose in maniera molto pragmatica, certo, in una logica di buon senso. Poi ritorniamo al telefono. Secondo me bisognerebbe risedersi tutti, tutti gli organi preposti ad un tavolo sì. E di cerchiamo una modalità, perché ci dovrà essere una modalità, per fare in modo che si mantengano dei principi diciamo, di ordine pubblico, di correttezza per chi siede in un posto e non si deve spostare perché deve essere spostato e anche dei principi diciamo per consentire a chi vuole tifare, chi deve tifare in maniera sana, in maniera corretta, pulita, in maniera certo. Garbata, di poterlo fare. Io credo che sia una questione evidentemente di io mi auguro buon senso, spero buon che senso. Questa cosa si Antonio, possa fare perché effettivamente senso. E lo ripeto, il Maradona
visto così, dove io devo sentire tutti i cori delle squadre avversarie, non quelli dei tifosi. Sinceramente mi mette un po' di tristezza. Promesso, ne parliamo la settimana prossima. Allora, facciamo una telefonata prima della pubblicità e poi torniamo dopo i consigli per gli acquisti, come diceva qualcuno più bravo di me. Pronto? Perché siamo invincibili, supereroi, supereroi. Buonasera, direttore. Buonasera, Antonio. Saluto da Gregorio Antonella, Antonella Raccione. Ciao, ciao, carissimo. Bisogna mettere la bandiera nello stadio. Un telefono a noi, presidente. Senti, volevo dire una cosa, ma... Dimmi. Il fatto... Cosa vi ha impressionato della difesa del Napoli? Bravo, dici. Io ho il gatto e la volpe. Kim Rachmani. Kim Rachmani. C'è la mafia, diretto. Vai, facciamo pure la però ti c'è. Voglio dire che De Laurentiis con 100 milioni non si siede nemmeno a tavolo con quelli là che vengono dall'Inghilterra. Con quanto? 200? Ha ragione. No, a 100 milioni. E il PSG già ha offerto 150. 5 milioni ti compri la metà di Claudio Schael, non ah, di Pintero. Ah, scusa, io avevo pensato Osimhen. No, Osimhen con 100 milioni, De Laurentiis, non si siede a tavola. No, però 150. Allora, se su. Il PSG ha offerto 150? In su. Insomma. Non si capisce se si vuole sedere o no con 150 rimane in bilico, si muove e non si muove come si perché dice. Gli vuole fare pure un contratto di 10 milioni perché mo i soldi tenono De Laurentiis guarda la notizia di stamattina una domanda Antonella ma tu giornalista napoletano ma come li vedi i difensori il fatto di Kim là? Dopo voglio sapere la risposta ragazzi non riesco ancora a contattarlo Ciccio, oggi era la giornata giusta appena possibile lo chiamo a Ciccio Marò, per vedere per televisione tutti i casi là, ma il Napoli ha subito 16 gol è la difesa più è la meno battuta del campionato ma la Madonna chissà su Kim eppure Spalletti gliel'ha detto e manca capito ma secondo me sei non un po' addosso, giornalista. Dai, fai il bravo, Antonio, fai il bravo. Che volevo dire, ma sta canzoncella, il gatto e la volpe, la posso vai, fare? Vai, facciamo il gatto allora, e la volpe, vai, è il nostro io Kim, io Kim e lui Rachmani, siamo in società, di noi ti puoi fidare. Non vedi che non c'è spazio, non vedi che non si passa, vieni avanti e te ne accorgerai che non si segna mai che non si segna mai diretto sei bello Antonio applauso voglio dire una cosa diretto dimmi. Metti quel filmato ti ricordi a dicembre che abbiamo messo quel filmato del gelato certo. Ti ho detto che vincevamo lo scudetto, metti un'altra volta quel filmato che vinciamo la Coppa dei Campioni. Va bene, non li dimenticare. Va bene. Dopo lo mettiamo, lo dobbiamo ritrovare. Glielo facciamo mettere noi, non ti preoccupare. Dobbiamo ritrovare il filmato del gelato in Turchia. Allora, è bella Club Napoli per questo. No, ma la cosa che non ha detto che faccio una digressione veloce. Che tu conosci da sì, ormai conosci riconosco i nomi di tutti quelli di tutti che ti chiamano. Quasi 90%. Greco, Sky ci fa sapere che Clara a mezzogiorno era a pranzo di fronte al Duomo. Questa è la notizia. Stanno studiando il nemico. Ma ricordo che i ragazzi sono a riposo perché si è fermato. Allora, vedi, quando dici questa cosa che io li conosco, poi molti tifosi dicono Molarov chiama sempre gli stessi. No, è che loro sono bravi a prendere la linea. Io non ci posso fare niente, ragazzi. Confermiamo perché sta qua, Molarone. Non posso farci nulla. Allora, fermi lì, pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, in pubblicità succede sempre di tutto. Allora, Salvatore, che saluto, mi manda come mai a Roma entrano fumogeni e bottiglie di vetro e qui non possono entrare le bandiere, il problema della nazionale è Lozano, torna sempre infortunato, speriamo di no, parecchi calciatori erano scettici sul Napoli, come mai si stanno ricredendo
hanno visto i 19 punti sulla seconda, se no non ci credevano. No, ma eravamo scettici tutti. No, ma eravamo scettici. Diciamo tutti, la verità, sì, senza, sì, 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 senza diciamo ipocrisie. Ognuno di noi, quando il Napoli ha ceduto Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz, Ospina. Ospina, ragazzi, bravo, Ospina, non ce l'ho dimenticato. Sì, poi andiamo al telefono, sì. Ognuno di noi ha detto, Ospina, bravo, Ospina. E ora che succede? Poi però l'altra faccia della medaglia è che secondo me nessuno si poteva aspettare una cosa così devastante. Bisogna essere onesti, secondo me, intellettualmente, nelle cose che si dicono e che si fanno. Nessuno di noi poteva, ma come nessuno conosceva Kvaratskhelia, anche se mo dicono che lo conoscevano tutti, non lo conosceva nessuno. Kim, ma come un georgiano, ma come un coreano, ma che devono fare? Quando mai in questi paesi? Quando mai? Adesso c'è la fila per andarli a comprare, perché la fila c'è, Francesco. E come no? Non so che c'è. Allora, io intanto voglio salutare Ciro D'Arcolano, che è un po', come dire, scettico nel suo messaggio. Lui è tifosissimo del Napoli, però dice che secondo lui il Napoli è anche fortunato perché c'è questo caos Juventus che quindi ha eliminato una squadra. Allora, però Ciro, noi dobbiamo stare attenti. Lui dice non abbiamo vinto però negli anni precedenti proprio perché c'erano loro. Allora, questo lo possiamo anche dire forse. E io non so se ci daranno qualcosa di vecchio. Ma quest'anno, il Napoli ma quest'anno non c'è. C'è una manifesta superiorità bravissimo del Napoli. Cioè, ragazzi, io quest'anno non riesco a trovare un antagonista. No, ma l'hanno Napoli detto anche gli altri. Perciò, cioè, alla fine sono Juve, alla fine Inzaghi, lo stesso, esatto, prima di lo stesso Inzaghi, lo stesso. Sì, hanno, a un certo punto l'hanno dovuto lì. Cioè, il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Perciò lo dico all'amico Ciro. Ciro, guarda, 13 gennaio, Napoli Juve 5-1 prima della penalizzazione. Questo è il passaggio, proprio questo qui. Non scherziamo, perché sennò veramente poi no, diciamo che di farci, Dio non è Dio, insomma. Allora, difesa di ferro e compatta, un Kim migliore al mondo, e ancora una volta pare che Ciccio Marolda l'abbia bacchettato. Vabbè, non sono d'accordo sulla questione Sarri. Poi dice assolutamente è un altro Napoli questo, vabbè, ma figurati, sono situazioni. Francesco, la difesa dà la sensazione che non vada mai in sofferenza. Non ci chiamate, ragazzi, vi prego. Credo perché aiutata dal pressing dell'attacco del centrocampo, Koulibaly faceva quegli interventi in scivolata, scrive Francesco da Bacoli, perché sempre forse andava in ritardo. Se andava bene sembrava un grande intervento, ma se sbagliava era fallo. Jorginho faceva sempre il passaggino, Lobotka anche il lancio lungo. In conclusione, Kim e Lobo sono più forti per Francesco di Koulibaly e di Jorginho. No, lo botta proprio sul lungo, forse è la sua unica pecca, forse pecca, perché non è proprio un giocatore più sul corto, come lo era Jorginho, che non, forse che non, più Jorginho, però lo botta c'ha una forza, c'ha quel cambio, ragazzi, quel cambio che di passo, che va a destra e poi va a sinistra. No, ma c'ha un cambio di passo, c'ha l'accelerazione, c'ha una capacità in fase di non possesso, di contrasto nettamente superiore a Jorginho. Allora, detto, sì, se Kvara somiglia a Best, somiglia veramente a Best, Lobotka somiglia al famoso regista di quella Roma, Pizarro, che aveva le stesse caratteristiche, cioè all'improvviso girava, faceva un lo stesso Spalletti. Ho detto, lo ha detto la mia classifica in questo momento, Modric. Vabbè, che è imprendibile. Poi io al primo posto metto, non mi dire nulla, ma per me c'è un tuttocampista al mondo che non è uguale ed è De Bruyne. Però più avanzato, però lo vedo più, tutto, però lo vedo più avanzato, però lo vedo più come un centrocampista. Io sono, ecco, forse io dico, poi c'è Modric, poi c'è Busquets, forse Busquets ha la frutta, sì, però anche lui, e poi c'è Lobotka, e poi c'è Lobotka, sì. Io credo che sia questa la classifica, ragazzi. De Bruyne lo vedo più come una mezzala. Per me De Bruyne ha tutto in più a tutti gli altri, ma perché è un giocatore che veramente fa altre cose anche. Allora, prima di andare di nuovo al telefono, Nando Scialla: caro direttore, sappiamo che l'attacco del Napoli è stratosferico, ma c'è un dato impressionante riguardo alla fase difensiva. Nelle 14 gare del 2023, esclusa la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, dove non giocò in partenza la squadra titolare, il Napoli ha subito solo 4 gol. Un solo gol nelle ultime 9 gare contro la Lazio. Questa squadra non è di questo mondo. Nando da Caserta. No, ma questi sono dati importanti. Dobbiamo dirlo all'amico che ci ha scritto prima, sì, del Napoli, insomma, perché non ce la Juve. No, no, perché questo è il Napoli. Se tu ti vai a leggere le statistiche, io ripeto, non sono un amante delle statistiche,
Ma il Napoli è primo in tutto. Tutto, tutto. Cioè, in tutto. Non c'è una cosa in cui non primeggia. Anche, cioè, anche nel minor numero di ammonizioni. Non sei d'accordo con la statistica. Ma la statistica è il Vangelo, mi spiego. No, no, non le vado a leggere. L'Italia quasi sempre vince la miglior difesa. Sì, cioè, sì. Da sempre. E inoltre non ci sono mai state squadre che hanno vinto scudetti con 3, 4, 5 sconfitte. Eccetto la Juve di Lippi che ne fece 6. Quindi l'Inter già è a 8, il Milan altrettanto. No, questi numeri sono gli stessi da 120 anni. Questo ti mettono al riparo oggi da qualsiasi discorso sul campionato. Ma se anche il Napoli dovesse... come loro. Se anche il Napoli... Capito? Cioè io dico, diciamo, questo convincimento, che se anche il Napoli, come fisiologicamente, umanamente potrebbe accadere, dovesse rallentare la sua corsa devastante, ma chi ci sta dietro? Finora ha dimostrato di non essere in grado di tenere quel passo. Io questo continuo a dire, questi non ci tengono proprio, tranne la Juve che rimane con i suoi 15 punti indietro. Però Allegri per me resta sempre un signor allenatore. Allegri è un allenatore di quelli pragmatico, che va sulla sostanza. La stessa Juve che però domenica scorsa ha vinto per la prima volta contro una grande quest'anno. Giocare una partita tutti, dove c'è un fallo di Mani. Con Roma, con Napoli, con Inter. Quindi voglio dire, non è che questa Juve con le grandi abbia fatto quello che ha fatto il Napoli. Però in questo contesto di campionato, nonostante gliene abbiamo tutti quanti criticata dal punto di vista del gioco, eccetera, eccetera, però poi vai a vedere i numeri, i risultati. Adesso al netto dei 15 punti che gli hanno tolto, ma sul campo sta là, assolutamente, ed è anche una soddisfazione doppia. E non perché tu vinci con una Juve che e c'è non ha certamente un organico, secondo me è inferiore anche all'Inter come organico. Sì, sono d'accordo con te. Allora, telefonata, dai, pronto. Buonasera. Ciao Peppe dalla Germania. Ciao Peppino. Peppe, rispondimi un attimo Antonio, che ha telefonato, io lo sento pure parecchie mattine, sempre pure da Vigliotti a Chischi, è bravissimo. Vorrei tanto che lo farebbero fare veramente qualche canzone registrata. Perché lo dobbiamo far registrare una canzone, Antonio, sì, hai ragione. E poi Antonio, voglio dire una cosa. La gente ride, lo sa, no? Ma quello è più difficile a far ridere, a piangere, tanto. Bravo. No, ridiamo sempre in maniera scherzosa. Ma io pure io rido. Lo sai, ma lo so. È una bravura, perché... ma è bravo, ha trovato anche i tempi per quello che sono la canzone. No, sa pure cantare, è intonato, sì, io l'ho sentito stesso. Sì. Allora, fatelo registrare, dai, gli prometto che lo faccio registrare qualcosa. Peppe, allora voglio sapere una battuta sulla difesa, cosa ti ha impressionato in più di questa difesa e poi se vuoi fare domande agli ospiti, dai. Avete detto già tutti, io dico Olivera perché abbiamo trovato secondo terzino. No. Perché tanto che dica fa Kim, Rachman e di certo, lei. Certo. Dico Olivera perché abbiamo trovato secondo terzino. Che non c'è. Quella è stata anche una cosa che per 3 anni abbiamo sofferto, non adesso, sono 3 anni che non c'avevamo terzino, e infatti quest'anno si vede quando c'è sta squadra fisica, il gioco Olivera, quando possiamo giocare i tecnici, facciamo giocare a Mario Rui. E questa è un'arma in più pure, anche della difesa stessa pure. Benissimo, allora, stavate parlando Milan la Champions. Ci sono due cose, sono incorporate. Allora, innanzitutto, io spero che Napoli, mo quando gioca in campionato, gli dà 3-4 palloni, perché si devono mettere proprio paura, hanno in paura proprio. Se beccano 3-4 palloni a Napoli, voglio vedere poi come giocano a Milano allora con noi. Ma a noi si fa piacere se si mettono tutti in difesa. Poi una cosa, secondo voi, che è più importante, Osimhen o Leao? Ve lo dico questo, perché quando è partita all'andata non ha giocato né Leao e né Osimhen. Per me Osimhen fa la differenza. E adesso c'è. Perciò Milan questo lo deve considerare. E poi un'altra cosa, base proprio a Champions League. Ragazzi, dobbiamo vincere lo scudetto il più presto è possibile. Perché se noi passiamo il turno, a semifinale il 9 maggio, io voglio trovare che i giocatori si devono anche loro divertire. Questo è un altro dato, Antonè, questo è un altro dato, bravo Peppe.
Questa è una cosa importante, l'incrocio con eventualmente i quarti. È chiaro, dobbiamo No, ma pure la semifinale, se tu passi, se passi la semifinale, io non vado a trovare con la festeggio 7 maggio e dopo due giorni dobbiamo giocare. Pure perché onestamente, sti ragazzi stanno a godere pure lo scudetto, no? E sappiamo, se tu fai vinci lo scudetto, è un po' lo perdi di agonismo, non male, stanno divertiti, si fanno pure loro. Sì, perché ci sarà una serata dove casomai... Allora ci io sarà, la prendo, ci sarà. Una settimana prima che ti vuole rispondere Antonello, Peppe, rimani un attimo con me. No, velocemente. Una cosa molto giusta. Giustissima. Che giustissima. Potrebbe anche verificarsi, perché a maggio, se diciamo il percorso del Napoli in campionato continua ad essere questo qua, sia del Napoli che di chi insegue, nulla di più facile che in quel periodo, adesso partita prima, partita dopo, si possa effettivamente chiudere il campionato e quindi tu ti trovi con il festeggiamento, perché signori, lo scudetto può pure festeggiare. Però io dico che se, guarda che ti dico adesso, che se dovesse accadere, perché è capace che noi poi ce la complichiamo questa cosa, che accade questa cosa e poi tu c'hai subito dopo la partita, i festeggiamenti non si fanno, non ragazzi. Si fanno, sì, no, sì, perché non la Champions è importante. Sì, sì, la Champions e vedrai che Spalletti non farà fare... No, e io potrebbe sono, anche... E io sarei... Il popolo festeggerà. Il popolo può festeggiare quello popolo che festeggerà. Giustamente festeggiamo anche noi. Però dico, è chiaro, loro poi... Poi si rimane, là c'è la partita di Champions. Ha ragione Antonello, ha ragione Peppe, ha ragione Antonello, perché non si ovviamente non si scherza. Che vuoi festeggiare? C'è una partita di Champions che può valere... Può valere un prosieguo di stagione clamoroso. Festeggi proprio niente. Rimandi. Ti dico che i giocatori sarebbero ben felici. Ben felici, certo. Peppe, stavi dicendo? Io perciò ho detto questa cosa qua. Pure perché non è giusto per i giocatori, devono festeggiare pure loro. Ci sarà almeno una sera di festeggiamento. O 30 massimo la Maiur. Pure per chi li gobbi, perché io la classifica la sto guardando che i gobbi si hanno i 15 punti. La Salernitana quando gioca il Napoli con la Salernitana? Il 30 di aprile. Però il Napoli non avresti 15 punti di vantaggio dalla Napoli-Firenze. Ce la fai. Perché se la Lima rimane... Dobbiamo vedere quando... con loro che succede. Se li battiamo, è chiaro, se andiamo a Torino e vinciamo, è apoteosi. Ma l'ultima cosa degli Ultras... L'ultima cosa degli Ultras. Allora... Ricordatevi che è successo con Francoforte, ma non è giusto, è stata la città. Io ho avuto delle notizie che stanno scucciate, che quelli là stavano là mezzo là, sono scesi tutti dai quartieri e cose. Allora, questa cosa che deve capire Laurenti su prefetto e questura, per pure per i festeggiamenti, e il proibizionismo non va bene, non è andato mai bene nella vita il proibizionismo. Se fai scocciare la città, veramente fai succedere qualcosa. No, speriamo di no. Però spero di no, perché io un segnale l'ha avuto De Laurentiis, lo sapete qual è? Quello di domenica. Tutti i giocatori sono andati sotto gli ultras e hanno dato la maglietta. Però De Laurentiis a dire devi abbassarti, perché questi qua sono quelli che ci danno a carica. E io credo che quel segnale che hanno dato adesso i giocatori, io credo che già con Milan vedremo bandiere e pure con Fumogeni, lo dico pure. Grazie Peppe, grazie. Io dico la verità, io dei Fumogeni ne farei volentieri. Però una bella coreografia. Però bandiere, il tamburo, ma le bandiere. Il tamburo, dai, ragazzi, quelle belle, tamburo, ti ricordi quelle sciarpate belle, quelle cose ecco, belle. Io dico il Fumogeno, magari proviamo a fare una bella coreografia. Su Fumogeni. Ma allora, la bandiera e la sciarpa, secondo me. Come, la bandiera. No, ma quello sì, le bandiere stanno entrando, poi il problema sono le aste. Non ne ho viste proprio. Non ne ho viste, però le sciarpare, quello sì. Allora, guarda quanto è bello questo, che cos'è, uno striscione in un palazzo, la regia penso che ce lo possa già far vedere, che è poi nella nostra filosofia partenopea, che è fantastica. Io credo che veramente sia qualcosa
di eccezionale. Prima di andare al telefono, eccolo qua, Ciostam Trazian. Questa, ragazzi, cioè, io penso che questo è da non lo so dove l'hanno messo, anzi fatecelo sapere, che qualcuno lo sa. La verità, tu lo sai o lo hai ricevuto sui social? No, non so dove l'ho ricevuto, ragazzi, ma non so ma dove. Questa è poesia. Questo non l'avevo visto. Questo è poesia, ragazzi, questo è poesia. Ma guarda, complimenti. Ma da questo punto di vista, e non solo da questo punto di vista, io credo che i napoletani hanno una marcia in più. No, perciò io poi mi arrabbio quando poi ci mettiamo nelle condizioni che qualcuno deve poter dire qualche cosa, diciamo, sulla nostra città e su di noi. Questa è una cosa che mi addolora tantissimo. Pure a me. Perché possiamo dare dei punti a tutti quanti, onestamente. Purtroppo è così. Allora, telefonata, pronto? È pronto, buonasera. Rosario da Piazzetta Poderico. Ciao Rosario. Ciao Francesco, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao, grazie, grazie. Allora, Rosario, prima sulla difesa, poi dopo, se hai domande. Vi voglio fare prima una domanda e poi parliamo un po' della difesa. Vai. Giovedì c'è al Maradona l'Italia, giusto? Sì, l'Italia in Inghilterra. L'Italia al Maradona. Ma entreranno le bandiere? No, credo di no. Entreranno sempre senza le aste. Attenzione, questa è una partita che non organizza il Napoli. Esatto, però non organizza il Napoli. Quindi non lo so se c'è un regolamento. Il questore è lo stesso. Sì, il questore. Io credo di sì. Però ragazzi, facciamo chiarezza. E allora, secondo me, posso dire una cosa mia? Vai. Non c'entra niente questo è della rendita dei tifosi del Napoli. Però è una ripeto, questione della, è una come questione ti ho detto prima, allora, che c'è qualche voglia di rivalsa è da un parte regolamento d'uso, questo è il discorso. Allora, questo è allora perché non fare mettere le bandierine sui sedili, quelle là piccole, questa la società, e fare tutto lo stadio azzurro. Ma questo, ripeto, è sempre se si dialoga tra presidente e gruppi, tra presidente e questore, tra questore e gruppi, capito? Cioè, è come dire una cosa... Senti, ma noi stiamo andando a vincere uno scudetto, per essere mai dovete essere d'accordo, cioè, è successo qualcosa, ma io lo so pure, noi lo sappiamo, non lo possiamo dire, ma lo sappiamo qual è il problema degli Utrò, di Lorenzo Ingeborò. Abbiamo capito tutti, avete anche voi capito. De Laurentiis è tosto di testa, ma volete capire? Non ce le dà, non gliele dà su queste cose, le cose non gliele dà, quindi è inutile. Vabbè, vediamo che succederà. Rosario, mi auguro, ripeto, come ha detto Antonello, di un tavolo. Facciamo un tavolo, un'apertura di un tavolo, un'apertura di un tavolo sereno, da sano. Qui a da qui all'eternità, giorni. No, da no, qui all'eternità, perché finisce il campionato, no, ma dico, ma ne comincerà già per questo qui, già per questo qui, perché pare che De Laurentiis abbia detto che a fine campionato si vuole sedere per capire qualcosa. Me lo auguro. Però, Antonè, bisogna decidere mo, certo. Cioè, se per il regolamento d'uso non si possono per tutti, fare certe perché cose. La squadra ha bisogno dei tifosi. Spalletti più volte lo ha detto in maniera molto chiara, cioè noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Certo, certo, certo. Che ha detto nell'ultima conferenza stampa? Ha ragione Umberto da... Aspetta un attimo. Nell'ultima conferenza stampa Spalletti ha detto talvolta è più importante un incitamento del tifoso che una mia disposizione tattica, perché il giocatore... Certo. Viene, come dire, ma spinto... lo sai che Spalletti è con il pubblico e De Laurentiis. Perciò dico, io auspico veramente nella totale pienezza di tutti i regolamenti, le leggi e quant'altro, certo, però che ci si possa incontrare tra persone per bene, civile, e trovare un punto d'incontro che possa essere soddisfacente per tutti. Mi auguro che lo si possa fare. Lo sa, voglio sapere una battuta sulla difesa, dai. Fammi chiudere il discorso. Allora, la ragione Umberto della Piazza Nazionale, il Bari, io lo sto seguendo, è la stessa società. Quindi, ma il secondo me ha fatto anche bene, guarda, io vado contro corrente, di non fare la sede a Napoli, anzi ha fatto buono a staccarsi il fortuna. Perché secondo me se aveva la sede a Napoli, e il campo sportivo a Napoli, Napoli non diceva mai questo scudetto, di chi? Non lo so, vabbè, comunque ragazzi, queste sono situazioni, ripeto. Andiamo avanti. Per quanto riguarda la difesa, io dico Meret, perché onestamente Meret si è preso la rivincita da parecchi giornalisti, tra virgolette.
quindi mette Meret, perché onestamente chi pensava già stava alla Spezia, quindi anche lui fa parte della difesa e comunque, se non erro, sono 10 partiti che non prende gol. Sì, no, no, sta facendo... Quindi... Per quindi me oggi è più forte Meret, di infatti, poi non capisco di Kim, perché poi giocano di Lorenzo, io voglio mettere anche il portiere, ok? Va bene, grazie Rosario, bello. Ciao Francesco, saluto i tuoi ospiti. Grazie, grazie. Allora, ho ancora tanti messaggi, salutiamo... ancora Daniele da Sant'Antimo, buonasera, noi ridiamo e scherziamo ma rischiamo lo scudetto a causa della plusvalenza. No, no, lo ribadiamo anche noi, no, no, non è così, no, non è così, non è così, forse sarà qualche juventino che scrive questi messaggi, vabbè. Allora, direttore, in queste 3 partite con il Milan il Napoli le vince tutte, Vincenzo D'Arzano, speriamo ragazzi. Ciao Francesco, oggi ho sentito che Kvaratskhelia rinnova fino al 2028 e prende 3 milioni a stagione, è vero? No, per ora non c'è niente di ufficiale e poi dico che col Milan io manderei sempre in campo la migliore formazione. No? Sulla questione, ragazzi, dei rinnovi, il Napoli ci sta lavorando sui rinnovi, ci lavorerà, però è ancora presto, soprattutto... Bisogna... Botto che ha rinnovato... Sì, Botto che sì... Il problema è sulla questione anche di Kim, sulla clausola. Lì c'è la clausola, lì non... Il Napoli vorrebbe toglierla. Lì non può intervenire. Dirigenti momento, quello a luglio, cioè, mi pare che a luglio per una quindicina 15 di giorni. 15 giorni, cose da pazze, ragazzi. Sì, ma ci vuole sempre la volontà del calciatore, sì, certo, non ce certo, non certo, dimenticato. Certo. Allora, buonasera direttore, sono Sergio da Casavatore che mi scrive diversi messaggi. La cosa che mi ha colpito della difesa è che i 90 minuti sono sempre sul pezzo senza perdere la bussola, sperando che sia sempre così fino alla fine. E questo è il messaggio di Sergio. Allora, ne facciamo una telefonata prima di andare in pubblicità? Sì, dai, pronto. Pronto. Ecco, abbiamo da Sergio da Casavatore a Sergio da Ischia. Ciao Sergio. Francesco, saluto anche i tuoi ospiti. Ciao, grazie. Ciao Sergio. Ciao, ciao Sergio. Allora, mi dispiace dover ritornare a parlare della Remida, però dal momento che stiamo vivendo un momento eccezionale, non posso pensare che un presidente di una squadra non si ammorbidisca, per cui è difficilissimo pensare che non si raggiunga un accordo tra la tifoseria e la società. Anche perché la tifoseria ha fatto un manifesto invitando la società a sedersi, ma ad oggi non sono pervenute notizie che ci fosse stato un incontro tra di loro. È troppo, non lo so se succederà. Non lo so. Dimmi Sergio. Mi auguro, perché il momento eccezionale ci vogliono soluzioni eccezionali. Quindi ammorbidirsi, non irrigidirsi da parte della società e in particolare di De Laurentiis, dare un segno a tutta la città. Di comprensione e di voler venire incontro alla tifoseria. Io non so come e quando, se inizia il ciclo del Napoli o no, oppure finisce con questo traguardo, però in un'ottica a breve, io Presidente mi metterei a disposizione della tifoseria, è un segno di distensione, glielo darei in maniera chiara e netta. Siete d'accordo? Sì, sì, no, una distensione ci deve essere, poi non so se, ripeto, se ci saranno ora o a fine campionato delle riunioni, dei comitati tecnici e via dicendo. Sergio, mi dai una battuta sulla difesa? La difesa si è registrata in maniera corretta. Abbiamo trovato il terzino, come ha detto giustamente uno dei tuoi ospiti. Sì. Abbiamo il terzino, abbiamo una difesa che gioca con calma, e quello che eviterei di fare dei preziosismi inutili. Facciamo delle cose concrete, non dobbiamo fare in questo momento spettacolo. Lo spettacolo c'è perché ce lo danno, ci stanno facendo divertire, però fare a esagerare, come si dice, troppo stupido.
Quindi facciamo l'essenziale, guardiamo bene le nostre cose e non distraiamoci. Meret, per fortuna, si è ripreso, non sta facendo errori. La difesa sta giocando in maniera seria, registrata bene. Quindi io mi auguro che le cose vadano avanti e che quanto prima ci possa dar ragione la matematica. Bravo. Questo è quello grazie. Che mi auguro. Grazie Sergio, poi grazie per la tua telefonata. A tempo debito. Bravo, quando sarà che avremo il traguardo in tasca, perché come si dice, non andiamo a fare primo scurri e poi carrozzi. Bravo, bravo. Sergio, è impressionante il tuo tono di voce, la tua parlantina, come somigli tanto a Corrado Fellaino. Addirittura, ho la sensazione di parlare col vecchio presidente ascoltandoti. Fantastico, e guarda, non ti sei sbagliato perché io ho 75 anni. Complimenti. 75. Bravo, complimenti. Quasi dalla nascita del Napoli. Bravo. Complimenti anche per la competenza. Bravo. Ciao Sergio, grazie. Allora, mi devo scusare con Daniele Santantimo perché Daniele mi aveva mandato una pagina degli Juventini che dicono che praticamente secondo loro ci sarebbero ancora il discorso delle plusvalenze aperte e via dicendo. Bravo. Allora Daniele da Sant'Antimo dice: su alcuni gruppi di tifosi non correlati parlano di questo, ormai sono alla follia più totale. Grazie Daniele per aver fatto anche molto la, più, molto la giusta più semplice e obiettivo, come dire, così come il Napoli tanti anni fa quando il Milan venne a vincere lo scudetto, io ero lì ero in curva B e quella giornata piansi lacrime amare, però non, io ricordo degli applausi a scena aperta a quel Milan che venne a vincere anch'io, qui a San Paolo. Ecco, dico, ora il pubblico napoletano è sempre stato un pubblico sportivo, ora non sarebbe come dire onesto intellettualmente ammettere che quest'anno il Napoli ha dimostrato di essere nettamente più forte di tutti, al netto di plusvalenze, non plusvalenze, processi, non processi e quant'altro. Il Napoli quest'anno ha stracciato il campionato, lo possiamo dire sì o no? Lo no. Dobbiamo, non lo ammetteranno mai, che tu leggi i quotidiani sportivi, vedi le trasmissioni. Ma chi non lo ammette? La domenica sportiva, chi non lo ammette, vuol dire che 3 minuti di diritto di cronaca al Napoli per il servizio col Torino. Chi non lo ammette? Ed è la prima classifica. Chi non lo ammette? E allora io devo pensare che forse di calcio probabilmente. Gli rode, Antonè. Come fai a non ammettere vedendo le partite? Gli rode. Giocare in Napoli, ma vedi gli opinionisti schierati, ma vedi Sabatini, faccio nome e cognome. Ma Sabatini è osceno, ma si stanno rendendo, ma anche Zazzaroni, che è direttore del primo giornale del sud sportivo. No, io non, tesi aliene, io non li seguo, però tesi aliene, non bravo, li solo tesi aliene, però dico, hanno svenduto la loro professionalità. Io non seguo allora tutte quelle trasmissioni, ma neanche io, ormai non li vedo più. Mi rivolgo a coloro i quali, ecco, dicono che ci sono. Ma dico io, ma voi le partite di calcio le vedete e le capite le vedo, o no? No, non le vedo. Non le vogliono vedere. Calcio in Italia è una cosa seria. Nel senso che c'è un campanilismo talmente acceso. Pallone non si scherza. Si inizia da lunedì mattina quando ti svegli e si finisce la domenica a mezzanotte. E si ricomincia lunedì. Il discorso è uno. Napoli gioca a calcio. Ci sono tifosi nelle redazioni. Bravo. C'è gente apertamente contro il sud. Oggi Angelo Forgione ha fatto un articolo bellissimo perché sottolineava, rimarcando il fatto che il quotidiano, la Gazzetta, parlasse di rivincita del sud, quindi ammettendo in modo implicito che esiste una legge del nord, perché se vinci al sud sei straordinario. Bravo, devi essere sempre più, non c'è bisogno. Anche allora, i colleghi siamo tutti, io l'ho detto, oltre a fare il mentre tu parli siamo anche tifosi, però poi quando fai il giornalista chiaramente devi avere un atteggiamento deontologicamente corretto e irreprensibile, però non diciamo non ammettere che il Napoli è nettamente, per quello che ha dimostrato sul campo, Antonello lo sappiamo, detto Ibrahimovic, ha fatto notizia. Come si fa? Ibrahimovic ha detto una cosa che è l'abissale, ha detto il Napoli quest'anno sta metà dello scudetto e l'hanno ricalcato tutti i giornali perché finalmente, l'ha detto Ibra, finalmente. Ne parlano in America, ma io bravo, non vedo in America, nessuna in Italia TV
o quotidiani o quotidiani, settimanali, usare dei toni enfatizzati parlando sempre del perché non sono amante delle statistiche, io non mi ricordo con 20 punti di vantaggio nessuno. Ecco. Mai una squadra campione di dialetto per dare più forza. Ragazzi, c'ho la pubblicità, c'ho la squadra pubblicità. Campione d'Italia si è trovata una distanza talmente tale, vediamo poi come finirà, allora velocemente due messaggi per vado in pubblicità. Vincenzo Bisogno, buonasera a tutti voi, ma se abbiamo una buona difesa perché abbiamo un grande centrocampo, e l'abbiamo sottolineato, uno stadio senza bandiere, Kumanu Babà senza rum, scrive Salvo, Chiavistelli Antonio Chiavistelli, Sabatini allucinante, ha detto che dobbiamo stare zitti sul mani della Juve, noi non dobbiamo parlare perché abbiamo 15 punti in più, ma è normale, se non fai 100 punti non si vince in Italia, è una vergogna. Allora, fermi un attimo, pubblicità, torniamo, ultima parte, dai, ancora telefonate, ancora messaggi, pubblicità. E allora, ultimissima parte di questo Club Napoli di oggi, che è volato veramente tra tante telefonate e soprattutto perché i miei ospiti. Perché non finiamo a mezzanotte. No, non finiamo a mezzanotte. Guarda che, allora, mo ti strappo io una promessa. Se dovesse questa cosa che succede, non ti preoccupare, devi fare una trasmissione. Faremo una lunga diretta, non ti preoccupando, Nello, anzi, tieniti pronto. No, perché tutti gli amici saranno, come dire, cooptati. No, ma anche se non mi chiami, vengo lo stesso. Esatto, bravo. Anche alle 3 di notte. Il caffè ce lo porteranno. Certo, bravo. Non credo che manchi. Non ti preoccupare. Allora, la prossima estate non venderei Osimhen neanche per 200 milioni, deve restare a Napoli almeno un altro anno, perché se non dovessimo vincere la Champions, dice lui, ancora in squadra potremo ritentarci l'anno prossimo e con un anno in più di esperienza. E questo anche, vedi come sono i tifosi del Napoli, già stanno pensando all'anno prossimo, è l'asticella che si alza. Ma è inevitabile, Francesco. Sarà così. Però dobbiamo, allora, stare, stare con i piedi per terra. Voglio dire una cosa: su Osimhen si scatenerà l'asta. Ma ragazzi, l'asta. Come fanno a scatenarsi? Voglio dire una cosa: c'è un calciatore del Napoli, adesso non ricordo chi, che in un'intervista ha detto che molti ex calciatori del Napoli chiamano in continuazione perché vorrebbero tornare. Sì, vogliono venire qui a fare la festa. Ma no, tornare anche a giocare a Napoli, rivivere certi ambienti. Perché poi, col senno di poi, nonostante tutti i soldi che hanno guadagnato... Però devo dire una cosa io su questo aspetto qua. Dimmi un nome però. Penso che parlasse di Jorginho, parlasse di Allan, penso che parlasse di gente che Allan non credo. Vabbè, io dico, mi sto azzardando io. Che cosa voglio dire? Che questi ragazzi, secondo me, da Napoli non andrebbero mai via. Ma c'è un aspetto importante: che arrivano club che ti danno soldi, che a Napoli non guadagneresti neanche in 10 anni di carriera. Ragazzi, 10 anni. Allora, un ragazzo, tu non puoi dire io non lo farei partire. Il ragazzo fa questo per lavoro e capisce che a un certo momento arriva il momento in cui deve decidere se prendere quel treno, che per lui proprio vuol dire provare nuove cose, cioè top club, stipendi multimilionari, possibilità di vincere palloni d'oro, scarpa d'oro e quant'altro. Solo questo manca al Napoli, manca quel budget infinito da poter mantenere i calciatori anche a questo. È vero, questo è il nocciolo della questione. E non sarà mai perché Napoli a livello di squadra, il Napoli oggi ti ha dimostrato che in Italia secondo me è la migliore. E in Europa sei tra le prime, quindi a livello di club, oggi direi tu vai in un club più forte del Napoli, aspetta, e quali sono i club? Quali sono oggi? I club più forti? Forse si possono contare sulle dita di una mano, però poi chiaramente c'è l'aspetto economico, che naturalmente è un aspetto importante. Di 1,5 milioni, perché se bravo, gli dai 3 per lui è già il doppio, per il presidente per me ha fatto una cosa grande. Ma per se per l'altra stagione gli devono dare 15, ma se deve fare due conti sulle dita, come li dice? Allora, ragazzi, però come società il Napoli è tra le prime d'Europa, assoluto. Vi prego, voglio allora abbiamo meno di un quarto d'ora, quindi facciamo così, facciamo l'ultima telefonata adesso, poi leggo un po' di messaggi, tra cui quello di Biagio da Cerreto Sannita, che dice: ma è proprio impossibile continuare a tentare una mediazione tra società e tifosi per far ritornare il tifo nelle curve. Biagio, io ci provo nel mio piccolissimo a cercare di capire le curve cosa potrebbero fare e se c'è da parte dei tifosi una apertura. Dalla parte della società noi non abbiamo nessun potere, assolutamente, quindi... Ma poi sono legato anche alle forze dell'ordine. Esatto, quindi da parte mia grande sprone e grande
richiesta di aiuto a tutti gli interlocutori. Più di questo non posso fare, ce lo auguriamo. Allora, ultima telefonata, Davide, poi c'ho un po' di messaggi a tambur battente e poi la chiusura con Antonella e Gregorio. Allora, pronto? Pronto, da Francesco, buonasera, sono Gianluca. Ciao Gianluca, buonasera a te. Ti volevo dire, a parte mi fa piacere perché è impossibile prendere la linea qui da voi. Lo so ragazzi, è difficile. È impossibile, sì. Però non lo so come mai. Ci sei riuscito. Ci sei riuscito. Per la Germania piglia linea e il signore rischio piglia linea. Te l'hanno dato il numero, forse. No, si sono memorizzati il numero sul cellulare, lo fanno, come dire, appena io dico aprite le linee, subito chiamano. Vabbè, intanto ci sei riuscito, Gianluca. Ecco, bravo. Infatti, una cosa ti volevo dire. Non ne parliamo più dei giornalisti del nord. Non ne parliamo, ci facciamo male solo noi. Ci facciamo male da soli. Perché se Zazzarone per tanti anni è venuto a mangiare ogni gettone di lunedì sera a Napoli e si permette di parlare così del Napoli senza dare quella giusta importanza di quello che stiamo facendo, significa dire che sono servi del padrone, perché sono giornalai, non giornalisti, non sono liberi. Perciò non ne pensiamo più. Andiamo avanti, dai, andiamo avanti che mi metti pure in difficoltà. No, perché... E poi un'altra cosa ti volevo dire, per quanto riguarda il fatto del tifo organizzato da papà. Sì. Ci sta punendo alla grande, perché è inverosimile e impossibile che tutti gli stati d'Italia stanno bandiere, striscioni, di tutto e di più. Se la legge è valida, è per tutto lo stivale, da Pordenone a Canicattì, e a Napoli soltanto non succede tutto questo, è perché il presidente che così vuole, non ne avere che la questura, o il Minal, o il ministro, non se ne fregano proprio quelli là, comanda lui, a casa sua comandisce. Certo, anche a casa sua, ma ripeto, il regolamento d'uso è così. Cioè, lui in questa situazione sta vincendo, allora l'unica festa che mi fa è fuori dallo stadio, con il pullman scoperto degli azzurri, perché pensi che quello non so convietà. Allora, grazie. L'unica cosa che non si può vietare è questa. Per quanto riguarda la difesa, medie che non esiste. Gianluca, allora, grazie intanto. Allora, dimmi sulla difesa se vuoi dire qualcosa. No, t'ha detto che sono qua. Non avevo sentito per questo. Ripeti, Gianluca. Detto, la difesa è perfetta. L'anno prossimo dimmi pure a Zanoli che può fare o sostituto come sta facendo Oliveira. Bravo, bravissimo. L'anno prossimo la sostituzione di Lorenzo Zanoli, Oliveira, lui, Mario Rui. E stiamo a posto. Grazie. Possiamo vincere lo scudetto da mo' fino al 2028. Gianlu, grazie. Allora, io vi avevo detto una cosa, no, prima, e non lo so se sarà così, poi ne parliamo. Allora, ufficiali le nuove date della Serie A per il venerdì di Pasqua, ci siamo tutte e tre, meno male. Avevo detto che non poteva essere così. Saranno anticipate. Lecce, Napoli, Salernitana, Inter e Milan-Empoli saranno anticipate a venerdì 7 aprile, mentre Lazio-Juventus sarà il posticipo del sabato sera. Le sfide, diciamo, però ancora non abbiamo. Allora, sì, Napoli-Lecce alle 19. Lecce-Napoli. Lecce-Napoli, scusatemi, alle 19. Milan-Empoli al venerdì 7 aprile alle 21. Lazio-Juventus sabato 8 alle 20:45, ma l'Inter venerdì alle 17, sempre alle 17. Allora, giusto, vedi Francesco, questo ci siamo. Ma non poteva essere così. E qua vi voglio. Allora, trentesima giornata, Napoli-Verona sabato alle 18. Vabbè, quella non possiamo vincere scudetto, che sarebbe troppo. Juventus-Napoli 23 aprile domenica alle 20:45. Quando giocheranno? Aspetta. Il giochino sta la 32esima giornata. Eccolo qui. Allora, diciamo che la nostra speranza che
Ecco, alle 3 potremo. No, però questa è buona. Napoli, dai, forse Salernitana, è stai dicendo. Napoli Salernitana sabato alle 15. Buono. Ecco, è buono, dai, forse è buono. È anche prima delle altre. È prima delle altre, perché c'è Roma Milan alle 18 e ci sarebbe poi Inter Lazio alle 12:30. Sabato alle 15 è un orario. Dai, sabato alle 15 è buona. Tu avevamo detto domenica alle 15. Può accadere uguale, perché magari hai bisogno di vincere con la Salernitana, ma che però non vinca il Milan questo, o la Lazio, ma questo non lo vinci, ma questo, no, ma questo succederà comunque, perché non c'è contemporaneità, non ci può essere contemporaneità delle partite, non può esserci malafede neanche in questo, però può accadere. Mi sembra buono, dai. Però potevano, ti dico la mia, potevano metterle domenica alle 3 Napoli Salernitana, per esempio, e Inter-Lazio, che dai, sono le due sfide. Ma giornalisticamente ma poi Inter-Lazio alle 12:30, perdi due vanno, ma a copertura non esiste una vera la sera che come ci sta, la sera di domenica ci sarà il Milan, c'è Bologna-Juve, come fanno a calcolare chi fa la corsa in Napoli se le seconde cambiano di domenica? Vabbè, dai, comunque ragazzuoli, c'è un'equa distribuzione, dai. Napoli, sabato 29 aprile alle 3 mi sembra uno. Vabbè. Mi sembra buono. Scusami, se c'è la successiva con la Fiorentina, quella è anche. No, allora per ora qui no. Per ora siamo fermi. Per ora siamo fermi. Puntata dal primo giorno. Però per ora siamo a queste qui. Sono state decise queste qui. Dalla ben fino fatto, alla 32. Vediamo, bene. Dai, potrebbe essere Napoli soprattutto premeva se veramente succede quel giorno. L'anticipo per la Champions, e come vedi. Hanno fatto anticipare. Sì, sì, no, quello ma si sapeva ma che l'avrebbero fatto. Ragazzi, ma sono 3 squadre l'anno che vanno a giocarsi quarti, sì, centro, sì, sì, no, ma sarebbe stato grave se non fosse avvenuto, certo, questa cosa qua. Perché tu vai a penalizzare una tua squadra potendo fare diversamente. Come ti dai la zappa sopra i piedi? Milan e Napoli dovevano giocare lo stesso giorno, perché si scontrano, non possono dare. Infatti, sì, uno, sì, all'altro. Sì, sì. Allora, direttore, stanno facendo di tutto per far risalire la Juventus. Il nostro Max ritornerà nei pre post partita tranquillamente. Allora, questo amico ci manda una bellissima foto di sua figlia Esther con una bandana tricolore, cioè una bandana azzurra in testa, non possiamo metterla per ovvi motivi in onda. Buonasera Francesca e i tuoi ospiti, sono Enzo da Pompei. Per me è migliorata tutta la difesa con la venuta di Kim, già era migliorato molto Rachmani, quello che sta facendo molto bene Meret, poi voglio dire che la mia è migliorata la difesa perché abbiamo un grande centrocampo e soprattutto complimenti a Kim e Meret. Buonasera, quest'anno vincerà lo scudetto il Napoli perché è nettamente superiore alle altre, sta facendo qualcosa di unico in campionato italiano. Se avesse avuto una squadra alla pari di quelle tre del nord non avrebbe mai vinto. Questo è Angelo. No Angelo, non sono d'accordo, che punto a punto l'avremmo battuti anche noi, carissimo direttore. Ma è mai possibile che solo al 90° minuto Adani deve farsi spazio ed imporsi sugli altri presenti in studio per dire la sua sul Napoli? Ma tu vedessi che faccia hanno fatto gli altri quando ha dichiarato che il Napoli è l'orgoglio dell'Italia intera, sia per il gioco spumeggiante sia per il gioco da Champions, e sono da anni che non si vedeva in Europa così. Vittorio da Materde. Vittò, guardati Teleclub Italia, facciamo il pre-partito e il post-partito, quindi non te verresti trasmissione, guarda solo a noi. No, però lui ha ragione, perché a livello nazionale deve cambiare sta cosa. Vabbè. Ma cambiamo col campo. Allora, buonasera Francesco, è uscita sì la 29esima giornata e l'abbiamo fatta vedere. Ragazzi, non possiamo mettere in onda video così all'improvviso, quindi poi ci darete tempo, li faremo tutto un collage. Saluto Rosario Furno, direttore, buona serata. I gruppi devono avere un settore franco, ora va tutto bene, ora però oggi allo stadio vanno donne e bambine ed è bello, sin quando il Napoli andrà bene sarà così, ma quando le cose vanno male allo stadio in trasferta a sostenere il Napoli ci sono i gruppi, e sempre i gruppi hanno sostenuto dalla C, viva i gruppi liberi di tifare sempre, questo lo so. E noi diamo atto ai gruppi di quello che hanno fatto, però è chiaro anche che bisogna trovare delle situazioni. Allora, buonasera, sarei curioso di sapere dagli ospiti come si può rinforzare questo Napoli dall'anno prossimo. Allora, giro la domanda di Antonio da Giuliano a voi due. Mi fermo anche con i messaggi, grazie a tanti amici che ci hanno scritto anche sulla nostra diretta Facebook. Gregorio, Antonello, in un minuto per entrambi.
e poi andiamo verso la chiusura, come si migliora l'anno prossimo, Antonio? Prima di rispondere, il Corriere dello Sport addirittura riporta un calcolo fatto a penna di un ragazzo. Sì, quelli della Juve l'abbiamo fatto vedere ieri. Le palle Corriere dello Sport, sì, sì, l'abbiamo fatto vedere ieri. Allora, come si migliora? Io direi con Bellingham, oppure direi con Haaland, oppure direi con quelli che oggi sono già al top. Scherzi a parte, no, dai, bisognerà vedere che si fa secondo te un paio di giocatori. Il Napoli, ve l'ho spiegato, per me il Napoli ha un disegno tecnico tattico che non muterà, non muterà, e quindi in base a quello opererà. Certamente se deve cedere qualcuno e li cederà, cercherà di avere almeno un pari calciatore dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, perché Spalletti chiede molta fisicità. Osimhen, se dovesse partire, mi aspetto un centravanti fisico come Osimhen, tipo Beto dell'Udinese, faccio un esempio, piuttosto oggi se ne è parlato che tanto. Holland, scusami, Haaland dell'Atalanta, che è un po' diverso. Questo è, cioè, sicuramente il Napoli dovrà fare qualcosa, perché qualcuno inevitabilmente partirà. Un esterno a destra, per esempio? Se dovesse partire Lozano, lo prenderà di certo. O addirittura discorso, tutti e due, pure. Non lo so, forse Politano può fare la panchina. Lozano poi può andare... Io faccio una domanda. Quanti ragazzi che attualmente sono nel Napoli l'anno prossimo ci tengono a avere la maglia con lo scudetto sopra? Tutti. Io credo tutti, anche Zerbi. E chi farà scelte diverse solo perché correrà dietro alla prospettiva di carriera e denaro, certo, che è fuori, certo, non portata per il Napoli, è fuori portata per l'Italia, perché nessuno in Italia può permettersi di venire a comprarsi i calciatori del Napoli. Certo, certo. Questo assolutamente. È. Antonello. Ma è un discorso prematuro. No, lo so, è prematurissimo, non però è una bella domanda che... Non saprei, perché lo scudetto e anche il percorso in Champions possono cambiare tante cose. Cambiare il corso delle cose. Ci sono dei giocatori che il 2024 vanno a scadenza e quindi, diciamo, solo per un fatto di logicità, o rinnovano o potrebbero essere ceduti. Però il Napoli, secondo me, io parto da un concetto. La strada che ha tracciato il Napoli quest'anno è quella giusta. Cioè andare a pescare questi giocatori prima che li trovino altri. Così come l'anno scorso dicevamo, ma come, venduto Koulibaly, venduto Mertens, adesso chi viene, chi fa, che faremo, saremo, il Napoli retrocede, invece il Napoli quest'anno si è appresta a fare una delle stagioni più clamorose della sua storia. Quindi dobbiamo dare fiducia a questa società, anche al direttore Giuntoli, che qualche volta abbiamo criticato per qualche acquisto non in linea, invece devo dire quest'anno ha fatto un lavoro anche lui straordinario insieme a tutti i suoi collaboratori, anche questo per onestà intellettuale lo dobbiamo dire, e quindi direi che è un discorso da fare più avanti, Giuntoli già risposto su questo, anche perché molti giocatori hanno il contratto e tutti. Quindi al netto di quelle che potranno essere le offerte, come diceva prima il signore De Laurentiis, non si siederà bisognerà vedere anche la volontà dei giocatori, perché poi anche quella è importante, perché quest'anno il Napoli ha vinto, oltre che per la qualità tecnica, per la qualità tattica, ma anche per la fame, per la voglia, per la determinazione di questi ragazzi. E avere un giocatore determinato e desideroso di restare è un conto. Averne uno che eventualmente può manifestare una volontà di fare delle esperienze legittimamente, per carità, altrove, è un altro ragionamento. Perciò dico, secondo me in questo momento c'è un'intervista veloce di finiamo questa stagione, una settimana fa di Giuntoli, dove lui annuncia il rinnovo di Anguissa e Lobotka. Sì, poi c'è una domanda specifica del collega che gli chiede se i tifosi del Napoli possono stare tranquilli rivedendo Cavale o Osimhen. Sì. Gli fa proprio nome e cognome, no? Perché sono i due più amici. Vabbè, certo. Lui risponde molto diplomaticamente che quello che garantirà è un Napoli sempre forte. È così. Questo vi dice tutto, perché deve andare oltre e la al calciatore del momento. Quest'anno abbiamo capito che quello che è importante è avere una società solida, bravissimo, con le idee chiare e lungimiranti. Sì, sì. Poi oggi ci sarà Kvara, domani ci sarà Francesco, dopodomani sarà Antonello, un altro giorno ci sarà Michele, Giovanni e certo. Ma tu devi partire da una società solida che ha le idee e la voglia di andare sempre avanti. E ragazzi, il Napoli ha dimostrato che queste cose ce le ha. Io devo chiudere, veramente potremo continuare per altre ore. Saluto anche Carmine da Vico Equense, che dice la difesa sta bene.
non mi fido comunque della Juve, perché gli potrebbero ridare 15 punti. Per il futuro si devono sostituire Demme e Dombélé. Sulla questione del futuro, come ci chiedeva il nostro amico, io dico il Napoli deve capire cosa succede con Lozano e poi con Politano, quindi lì secondo me bisogna comprare un giocatore, non so in questo momento chi, si parla di Laurenté, si parla di altri nomi. È chiaro che forse Dombélé e Demme a centrocampo lasceranno, non mi farei scappare Elmas, è così come Anguissa. Ma Spalletti ha detto cosa succede con... Spalletti ha detto che un giocatore come Elmas lo vorrebbe sempre nelle sue squadre. Non so cosa succede con Zielinski, per esempio. Zielinski scade 2024 come Lozano. Vediamo, vediamo. Zielinski scade 2024. Lo so, perciò dico, vediamo un attimo che succede. Allora, grazie Gregorio, ci vediamo martedì con fammi te. Grazie, solo sì, fare un lancio per stasera. Appuntamento stasera, sempre su Teleclub Italia, ci scendiamo, non di livello con rispetto degli amici, no, ma di categoria, via. Parliamo della C, parleremo dei Giuliano e delle campane. Catanzaro è andato, bei... tutti i filmati delle campane, seguiteci alle 9, cuore giallo blu. Bravo, grazie Antonello Giannetti, Info Napoli 24. Forse Giuliano lo posso Giuliano dire pure io. Come devi. Assolutamente. Allora, ragazzi, noi ci vediamo domani, parleremo del centrocampo, ma come vedete l'appuntamento è sempre molto caldo. Grazie a tutti gli amici, grazie a Davide, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento a domani, 15:30, Club Napoli News. Ciao.